Buonasera, benvenuti in questa magnifica cornice ormai, perché è una cornice che sembra un po' quella di casa ormai, tanto ci siamo abituati a ritrovarci. Allora, ecco, sì. Io, come qualcuno già sa, sono stato primo ballerino alla Scala, quindi non ho niente a che fare col mondo della presentazione, ecco, però mi piace molto mettermi sempre in discussione, quindi tentare e conoscere nuove strade. Quindi questa sera veramente con grandissima emozione, perché vi assicuro, forse più emozionato di quando dovevo ballare, presenterò questo evento straordinario. Dico straordinario perché lo è in tutti i sensi, lo è veramente. Voluto grandemente con la sua passione che tutti conosciamo, da Rosanna Trevisan, che ha portato avanti questo progetto ormai da mesi. E dunque, intanto inizio subito a presentare coloro che saranno qui sul palcoscenico. In primis Antonio Perrone, che... Buonasera, ben trovati, ben arrivati tutti. Buonasera. Ci sarebbe da scrivere un libro solo su tutto quello che lui fa e tutto quello che lui è. Io dico brevemente, appunto, che si occupa soprattutto del benessere e dello stato psicofisico dell'essere umano, tra le tante cose. E ecco, e ci vuole tutti felici, soprattutto, ecco, lui ci vuole veramente tutti felici. Poi ci saranno appunto Matteo Giorgioni con la sua meravigliosa musica. Elisa Frassi, sua moglie e compagna da una vita, con la sua voce. E niente, appunto, questo è... Io veramente sono emozionatissimo, come dicevo, perché sarà un pomeriggio molto particolare, dove avremo modo di sperimentare nel profondo quello che veramente siamo stati e siamo, e forse anche saremo a questo punto, perché anche questa è una cosa da sottolineare. Cosa saremo dopo questo incontro? E quindi cosa meglio che lasciare la parola ad Antonio per spiegarvi in sintesi appunto quello che faremo. Non sarà semplicemente una conferenza dove uno si siede ed ascolta. Qui tutti saremo coinvolti nel profondo del nostro essere, e quando dico profondo dico veramente profondo, nella profondità del nostro essere. Quindi mi auguro con tutto il cuore che possiate veramente trovare quello che tutti stiamo cercando, quindi un equilibrio interiore, una gioia di vivere in un momento storico in cui sappiamo è tutto molto complicato, molto difficile, dove il male ha comunque un peso notevole sulla società. Noi cerchiamo di essere altro, qualcosa veramente che faccia la differenza, perché di questo oggi più che mai abbiamo bisogno, di gente che apra la mente e apra il proprio cuore per cominciare a creare una nuova visione di un nuovo mondo. Grazie a tutti e buona esperienza. Grazie. Buon pomeriggio, ben arrivati, ben trovati. Sono estremamente contento e felice di tornare in Veneto. Ormai mi sento adottato da questa regione. Negli ultimi mesi sono mesi in cui sono presente per il mio percorso, per divulgare ciò di cui mi occupo principalmente. Voglio ringraziare ancora Rosanna per aver organizzato questo bellissimo pomeriggio, questo bellissimo evento insieme a tutti noi. Rosanna, solitamente, chi la conosce bene sa che quando organizza qualcosa lo fa veramente con tutta la forza dell'amore che ha dentro di lei. E quindi è un dato molto importante oggigiorno avere qualcuno che si occupi dell'amore,
Perché noi abbiamo una visione un po' distorta di questo termine. È un termine molto profondo. È un termine che nasce principalmente dalla relazione tra uomo e donna, dove viene comunemente definita questa, o meglio, dove noi la ancoriamo con più facilità. Cioè il termine amore ci fa pensare a un rapporto di coppia. Ecco, giusto perché lo sappiamo, non ha nulla a che vedere l'amore con l'uomo e la donna, o meglio. L'amore è un traguardo che si raggiunge più avanti. Cioè, quando io conosco una donna non mi innamoro, quella è infatuazione. E l'infatuazione ha un periodo di gestazione che oscilla fra i tre mesi, cioè, scusate, tra i sei mesi e i tre anni. Quindi consiglio sempre vivamente di fare molta attenzione, di soppesare le parole ti amo o parlare di amore prima di questi periodi qua. Perché l'amore vero di cui dobbiamo essere consapevoli che è dentro ognuno di noi, soprattutto in una relazione, nasce, cresce e si evolve su quel terreno dove noi mettiamo i piedi, che è chiamata fiducia. La fiducia è la base sul quale noi tutti dobbiamo creare l'amore per noi stessi, affinché vogliamo veramente vivere il nostro essere infinito, perché di questo stiamo parlando. Il problema è che oggigiorno questo essere infinito facciamo molta fatica ad accettarlo, perché pensiamo di non averlo. C'è una cosa che dico sempre, è che le persone hanno più paura di vivere che di morire. E facendo questo giochino si è già morti ancora prima di poter vivere. Perché rinneghiamo ciò che siamo, rinneghiamo il nostro potere. Perché è molto più facile trovare i riferimenti esterni che ci arrivano dal mondo esterno, che qualcuno ci indichi la strada, piuttosto che mettersi lì e a lavorare, rimboccarsi le maniche. Mi occupo di questo percorso iniziato nel 2009, quando in Italia ancora non esistevano neanche un minimo di libro, un minimo di testo sui percorsi spirituali. Percorsi spirituali, per quanto mi riguarda, è il percorso di conoscenza del viaggio più importante che l'essere umano debba fare, il viaggio all'interno di se stesso. Perché puntualmente cerchiamo il viaggio di vacanza, va bene, ci sta, è giusto che lo viviamo. Ma quando dobbiamo fare un viaggio all'interno di noi e iniziamo, come dico sempre, a tirar sul tappeto e vediamo quella polvere, andare a recuperare l'aspirapolvere, aspirarla, pulire, lavare per terra, lavare il tappeto e poi rimetterlo su, si fa una gran fatica, ve lo posso assicurare. Perché? Perché si perde tantissimo. Si perde tantissimo, si perdono i riferimenti, si rischia di perdere se stessi per scoprire chi siamo. Questa cosa ve lo dico con cognizione di causa perché l'ho vissuta sulla mia pelle, non me ne vergogno, perché tantissimi degli amici che avevo molti anni fa, man mano che io iniziavo a studiare, man mano si allontanavano e non capivo il perché. E questo fa paura, perché mi è successo anche nella relazione di coppia, perché arriva un punto dove c'è una cosa che dico sempre, chi sceglie e si sceglie inizia un percorso in salita nella vita. Inizia a fare le scale, perché quando vuoi studiare, vuoi comprendere chi sei, si fa una fatica immonda e vorresti smettere, perché inizi a sacrificare qualsiasi cosa di te, qualsiasi cosa. Non hai più un weekend libero perché devi studiare. Le vacanze le impieghi magari per spostarti dall'altra parte del mondo, perché, ripeto, nel 2009, 2010, 2011, 2016, 2017, in Italia esisteva pochissimo. Se voi adesso andate nelle librerie, vedete che ci sono molti scaffali dove ci sono i libri di esoterismo, ci sono i libri di sviluppo e crescita personale. Una volta questa roba qua non c'era. Pensate che io dovevo ordinare i libri in inglese, che non parlo e non parlavo all'epoca, non lo comprendevo, mi facevo tradurre le parti più importanti per poter studiare. Se non si è guidati da una forza interiore talmente potente di amore per se stessi, questa roba non si può fare. Non si può fare. Quello che però stiamo vivendo in quest'epoca è un'accelerazione molto forte di questi processi. Perché questi processi in quest'epoca siamo molto fortunati,
molto fortunati ad essere qui presenti in quest'epoca, perché ci sono queste accelerazioni che arrivano dall'universo, dalla natura, da Dio, chiamatelo come meglio vi risuona per voi, quello è, perché è la stessa cosa, non ci sono differenze, che aiuta tantissimo questa ascensione, la sta aiutando in una maniera incredibile. Ed è chiaro che questo tipo di approccio comporta, come dicevo prima, dei sacrifici molto importanti. E come dico sempre, il termine sacrificio non è un termine brutto. Il termine sacrificio indica un momento sacro che sto vivendo con me stesso. Avremo tre momenti durante il pomeriggio di oggi, dove ci sarà una prima fase dove incontreremo la cosa più importante, cioè incontreremo la nostra ombra. Sono molto contento perché vedo che vi siete portati tutti da scrivere, da prendere appunti. Questo mi fa molto piacere. Sono anche contento che vedo molti giovani. Questo è un'altra cosa, un dato molto importante che mi rincuora, perché io sui giovani ho una fiducia incrollabile, perché sono già il nostro futuro, già da adesso. E vi dirò di più, che i giovani di adesso ne sanno molti, molto più di me e di voi messi insieme. Sicuro, sicuro. Sarà un seminario a tutti gli effetti, dove ci sono esercizi pratici. C'è qualcuno qua che ha fatto qualche corso con me? Sì. Ecco, chi ha fatto i corsi con me sa che si lavora, soprattutto quelli là dietro che hanno fatto l'experience, che si chiama vivere il proprio essere infinito, che sono tre moduli, la sa che con Antonio si lavora, non si gioca. Qui non si fa lo show, qua si lavora, si capisce perché. Perché voi avete impiegato la risorsa più importante oggi per essere qui, e cioè il vostro tempo, che nessuno vi restituirà più indietro. E quando tornate a casa, dovete tornare con qualcosa di importante per voi, almeno con un problema risolto. Uno, per ognuno di voi. E vi assicuro che succederà questa cosa qua. Succederà. Statene tranquilli che succederà. Quindi conosceremo questa parte nostra di ombra e poi faremo il percorso per conoscere anche quell'essere infinito che è dentro di noi, che è la luce che ci accompagnerà da qui in poi. Vi piace come idea? Sì, sì. Oh, bene. Io adesso lascerei la voce però alla musica, che oggi sarà lo strumento portante di tutto ciò, e ci renderemo conto che attraverso Matteo e Lisa, come attraverso la musica arriveranno le risposte concrete che vi servono. Perché la vita risiede nel silenzio, non in un qualcuno che viene lì e vi spiega cosa dovete fare. Non è il mio compito. Il mio compito è quello di essere uno strumento, di divulgare un'informazione. Ma vi anticipo già una cosa, che la persona che imparerà di più da questo seminario, sapete chi è? Esattamente. Quindi i maestri chi sono? Voi. Ricordatevela sta cosa qua. Perché questa cosa, quando siete usciti di là, ve lo scordate. Perché poi iniziate a vedere sui vari canali Telegram, questo ha fatto questo, Antonio ha fatto quello, Michele... No. Basta. Basta. Spegnete sta roba. Spegnetela tutta. Non serve. Inquina. Perché noi siamo la somma delle cinque persone che maggiormente frequentiamo. Scrivetevela questa cosa, è importantissimo. La ripeto sempre. Quelle cinque persone che frequentiamo non sono quelle con cui mi trovo al bar. Sono diventati cinque canali Telegram, i cinque canali YouTube che seguo. Vi porta fuori da voi. State in compagnia di voi stessi. Allenatevi a star da soli. È un buon allenamento stare da soli, conoscersi, ascoltarsi, comprendere chi siamo. Come lo possiamo fare? Solo ed esclusivamente capendo noi stessi qual è il nostro bisogno in quel momento che dobbiamo soddisfare. E attraverso quale veicolo sto andando a dar voce a questo bisogno che vado a soddisfare. Sono momenti molto importanti, perché l'epoca in cui stiamo vivendo, come lo vedete tutti i giorni nella vostra quotidianità, il carico di stress, basta una minima cosa per mandarvi sotto stress. Questo, se siete in quest'ottica qua, a me dispiace dirle queste cose, però è sinonimo di menti rigide e piccole.
Una mente flessibile, grande, non va sotto stress, perché comprende che la vita non è come noi vogliamo. La vita fa il suo corso e non è neanche ingiusta, perché la vita è giustissima. Noi diciamo che non è giusta, che quella persona non è giusta, quello si comporta male, solo perché vorremmo avere potere su quella persona, sulla vita, che si comportasse come noi decidiamo che avvenga. Dunque noi siamo la somma delle 5 persone che maggiormente frequentiamo. E quindi vedete voi. Vedete voi chi frequentare. Peccato che tra quelle 5 persone c'è una persona che non frequentiamo mai. Indovinate un po'? Ma mi piace che siete preparati, eh? Beh, vedo che siete coscienti. Però bisogna che facciamo un'azione. Perché voglio che le persone scrivano? Ci sono dei momenti e dei punti dove bisognerebbe evitare di scrivere. Ma come in questo caso dobbiamo scrivere? Perché scrivendo compiamo con il nostro corpo un'azione concreta in una direzione ben precisa. Cioè gli stiamo dicendo alla nostra biologia questa cosa mi piace, questa cosa non mi piace, mi rivedo, non mi rivedo, la voglio fare. Però scrivo, compio un'azione mirata, perché il dire solo verbale, verbalizzare le cose non funziona. Dobbiamo iniziare veramente, concretamente a metterci in gioco. Come? Attraverso queste piccole azioni, perché la vita è semplice, non è complicata. La comunicazione che viene fatta intorno alla vita la rende complicata e difficile. Potete respirare se volete. Ok, bene. Adesso iniziamo. Lascio veramente spazio alla musica che darà il via al nostro pomeriggio e a ciò che veramente poi dopo mettiamo le mani su di noi, individualmente, ognuno per sé. Vi piace? Ci state? Sì? Bene, grazie.
Grazie Matteo, grazie Lisa. Allora, adesso entriamo nel vivo, andiamo a conoscere la nostra ombra. Che cos'è quest'ombra? È quel lato oscuro che si è creato all'interno di noi, ma pensate un po', è giusto che ci sia. Perché ogni forma di luce ha un complemento, cioè della sua ombra. Adesso siamo in un periodo dove le forme New Age stanno dicendo che bisogna essere nella luce. Volete essere nella luce? Siate nella luce. Sappiate che non farete l'esperienza che state facendo qua. Lo so che può suonare distorto, ma siamo qua, carne e ossa. Bene, dobbiamo migliorare noi stessi, ma della luce lì ci occuperemo quando saremo là. Ma dobbiamo prepararci, questo sì, ma è una cosa diversa. Siamo qua, sul pianeta Terra, dove dobbiamo vivere la nostra esperienza. So che può suonare strana sta roba, lo capisco, perché è una cosa che si va un po' controcorrente a ciò che si dice, ma questo viene fatto per non sviluppare la nostra vera essenza, quella scintilla divina che è dentro di noi. E che siamo stati mandati qua, l'avete detto voi prima, che ognuno di voi è maestro di se stesso. Perché volete scappare? Dove volete andare? Non accettare la propria ombra vuol dire non accettare se stessi, rifiutarsi costantemente, rifiutare la propria identità, rifiutare ciò che siamo. Vi faccio una domanda, quante volte vi guardate allo specchio e vi dici, cazzo, oggi sto proprio bene, mi piaccio, sono contento? Bene, se lo fai bene, brava. È la cosa più difficile da fare, guardarsi allo specchio fisso negli occhi e dirsi quel ti amo per sempre a se stessi. Qualcuno di voi lo fa? Qualche volta dopo che l'ho sentito dire da te. Fatelo con più frequenza. Prendete l'eco, questa è una di quelle sane abitudini che al mattino va fatto e al pomeriggio va fatto. Perché qua non è una cosa di dire, no, qua sto parlando con la persona più importante che ho vicino a me. E sarà l'unica persona che qualsiasi cosa mi succede ci sarà sempre. A qualsiasi costo. Le nostre ombre, ricordate che non vengono da noi oltretutto, ma vengono da un mondo esterno. Quando il bambino si sviluppa nel grembo della mamma, cioè che nasce, che viene concepito da due genitori, già lì i genitori dovrebbero comprendere quello che stanno facendo. Attraverso due corpi, cosa si sviluppa in quel momento? Un uomo e una donna che sono guidati dall'amore, creato su quel terreno che si chiama fiducia incrollabile, nel momento in cui arriva di concepire un bambino per scelta o perché è capitato, non capita mai per caso, lo sappiamo, quei due corpi, nel momento clou, nel raggiungimento dell'orgasmo pieno, viaggiano a una velocità superluminale che supera la velocità della luce. Quello spermatozoo che vediamo sui social, che è stato quello più veloce di tutti gli altri, in effetti è vero, viaggiava a quella velocità. E cosa succede a un qualcosa di materiale che viaggia a quella velocità, cioè superluminale? Cosa succede? In cosa si trasforma? In energia. Perché sennò quel piccolo spermatozoo, quando penetra l'ovocita della donna, gli fa male, gli crea una ferita. E per passare dall'altra parte deve plasmarsi ed entrare di là. Ecco come viene il concepimento dell'essere umano. E si forma un puntino, un'infinitesima parte di protoplasma umano dove c'è tutto. Tutto quello che ci serve per il nostro viaggio. Vi faccio un'altra domanda. Quanti di voi quando erano in grembo si chiedevano ma chissà se la bocca si sviluppa bene entro i 9 mesi? Come saranno i miei occhi? Di che colore avrò i capelli? Ve lo siete chiesti sta roba qua? Adesso però vi preoccupate se c'è il capello bianco,
se ho i capelli ricci li devo fare lisci, perché si usa così. Chi l'ha deciso che si usa così? Chi? Chi è che decide queste robe qua? Vedete come anche sulla moda, sulle abitudini, non siamo guidati da ciò che veramente vogliamo. Lo vedete dove si crea l'ombra? Rifiuto della propria identità. Questa roba, io ad esempio, se non taglio i capelli, avete presente i cugini di campagna? Cioè, lì è uguale. Quella roba lì. E quando ci provo a lasciarli lunghi, devo mettere 70 kg di gel o creme, perché sennò diventano così. Li taglio corti, risolvo il problema. Ma non perché non mi piacciono, perché comunque è impegnativo, quindi sono sovente giro, però ogni tanto do via libera alla mia identità a vivere ciò che è la parte selvaggia di me, di quella parte animale. Bisogna dargli libertà ogni tanto di vivere. Tutto questo, in qualche modo, ci è stato spiegato già quando eravamo nel grembo della mamma. Vi siete accorti che adesso i bambini, quando nascono, gli date lo smartphone, lo sanno usare meglio di voi? E perché lo sanno usare meglio di voi? Vi siete fatti questa domanda. Perché il bambino sa usare quel computer, quel device, chiamatelo come preferite, meglio di quanto lo faccia io? Perché la mamma lo usa. Il famoso cordone ombelicale non è altro che il cavo USB del computer che collega l'hard disk. Tutto ciò che la mamma vive, quel bambino lo vive. Se la mamma è in una famiglia, è in un ambiente di un certo tipo, il bambino, certo tipo intendo in amore, vive nella grazia, nella gioia, nel benessere, quel bambino assorbirà quell'energia e quelle emozioni. Se la mamma, per svariati motivi, è rabbiosa, o ancora meglio, quel bambino è stato concepito attraverso un atto sessuale rabbioso, cioè il marito gli ha scaricato addosso le sue porcherie, come dico sempre, il bidone della pattumiera, perché aveva avuto una giornata di merda, aveva avuto una giornata cattiva. Donne, non entrate mai in contatto con uomini rabbiosi, perché quella roba ve la tenete nel corpo per 7 anni. Sappiatelo. E uomini, fatevi un esame di coscienza quando entrate in contatto con la vostra compagna, fidanzato, moglie. In che stato sono? Sono in uno stato in cui voglio amare quella donna? Oggi ho avuto una giornata di forte stress. Guarda, mangiamo la pizza e andiamo a dormire, punto. Ecco il rispetto dei due ruoli, dove c'è l'amore. Perché sennò è un atto egoistico, non è un atto d'amore. Perché devo scaricare quel bidone della pattumiera che mi pesa. Boom, e glielo scarico a lei. Ah, che soddisfazione, mi sono liberato. Occhio a queste cose, vedete la conoscenza? Quanto ci guida a comprendere ciò che siamo e cosa realmente vogliamo. Queste sono tutte ombre che entrano nella nostra vita attraverso l'egocentrismo, attraverso il potere che voglio avere su mia moglie, sulla mia compagna, sulla fidanzata, sul fratello, sugli altri. Il giudizio, questa cosa se ne sta parlando all'inverosimile. Guardate, quando noi giudichiamo quella persona che è in quel modo, sapete perché la giudichiamo? Perché noi siamo. Perché siamo noi quella cosa lì. Ricordatevi che le persone possono solo tirar fuori ciò che hanno dentro. Ricordatevela sta cosa qua. Lo so che fa male questo, che è un passaggio di ombra che fa veramente male. Ma io non posso comportarmi diversamente da ciò che sono, perché sennò sto recitando una scena. E non devo recitare una scena. Basta, quell'epoca lì è finita. E chi non fa il passaggio adesso, soprattutto in quest'anno, rimarrà ancorato al vecchio sistema, che c'è qualcosa di giusto e qualcosa di sbagliato. E cos'è giusto e sbagliato? Non è normale, che cosa vuol dire? Sentite come linguisticamente diamo dei pareri, diamo dei pensieri, facciamo delle considerazioni. Adesso lo so che la domanda che vi gira in testa è quella, dice sì Antonio, ma se non abbiamo un confronto, una condivisione, ma sono due cose diverse. È diverso, mi ricordo il tuo nome? Antonella. Se Antonella mi fa arrabbiare, attenzione, mi fa arrabbiare perché si comporta in un certo modo, supponiamo che io e te abbiamo una relazione e mia moglie,
E mi dice, tu tutte le volte fai lo stesso errore, ti comporti sempre così, generalizzazione oltretutto, tutte le volte. No, quella volta, in quell'occasione, in quel preciso istante. Ma se io gli dico a Antonello, no, guarda che non è così perché... E con molta calma gli dico, Antonello, guarda, ti ringrazio per avermelo fatto notare. Ti dico però che quando tu mi dici ciò, io mi sento ferito. Non che tu mi ferisci, io mi sento ferito. Perché la persona, se si comporta così, è perché è l'unico strumento comunicativo che ha per comunicare con me. Si fa una fatica, lo capisco perfettamente, per quello che vi ho detto prima, che c'è da rimborcarsi, che c'è da farsi il culo su questa roba qua. Questo è il 99% dei problemi nelle coppie che si separano. C'è solo un problema, la comunicazione. Potete attaccarvi ai lampadari dal mattino alla sera. Potete mettere i vestitini intimi più belli che volete, uomini potete fare i fighi più che volete, potete andare in palestra dal mattino alla sera, potete essere l'uomo più virile di questo mondo, ma se manca la comunicazione tra la relazione tra uomo e donna, ma uguale fratello, sorella, genitore, figlio, amica, amica, boom, salta. La comunicazione tiene in piedi tutto. E quale tipo di comunicazione? Perché quando si parla di comunicazione dobbiamo conoscere che cos'è la comunicazione. Cosa vi fa pensare a questo termine comunicazione? Ditemi. Dialogo. Poi? Azione nella comunità. Poi datemi. Scoprire noi stessi. Cosa? Scoprire noi stessi. Sì, poi? Condivisione. Relazionarci, eccola là, fategli un applauso. La chiave della comunicazione è l'ascolto, l'ascolto. Adesso lo dico alle donne, quante volte parlate con le vostre compagne, sono lì sullo smartphone, ma mi hai sentito? Sì, sì, guarda, scusa, finisco di leggere, è vero o no che succedono queste cose? Vedi che come si ride qualcuno. È così, non c'è ascolto attivo. Non sono in quel momento con la persona con la quale ho costruito una relazione. E non è che manca l'amore. Ecco dove viene meno la fiducia. L'ombra. Torniamo indietro. Ad esempio, quando eravate bambini, provate a immaginare e a scrivere, quali erano le emozioni che veramente vivevate con tanto disgusto? E quando lo manifestavate ai vostri genitori, vi dicevano la loro. E voi cosa provavate in quel momento? Frustrazione. Poi, datemi qualche altra cosa. Avete idea un bambino che prova e vive l'emozione della frustrazione, che bambino sarà nella vita da grande? Introverso, timido. Timido, introverso, aggressivo, triste, stressato, reattivo. Tutte queste cose sono giuste, ma c'è una cosa di cui dobbiamo tenere importante, che è quella più importante. Se io nel mio corpo, nel mio sé, nella mia energia, metto della frustrazione, secondo voi, che persone attrarrò nella mia vita? C'è una regola, vivete la vita e fate concretamente le cose che volete che abbiano successo, professionale, vita personale, nei momenti in cui siete in amore. Non vi fidanzate quando siete sotto stress, perché ha giorni contati quella roba lì. Oppure se la vivete pienamente, disastrosa. Perché? Perché quella relazione nasce malata, perché nasce per colmare un vostro bisogno. Infatti, quello che dico sempre... quando mi occupo di relazioni, non vi dovete chiedere quando è finita la storia, il perché. È finita, appunto, ha finito il suo corso. Il perché ve lo dovete chiedere all'inizio. Perché sto iniziando la relazione con questa donna, con questo uomo? Succede sta cosa qua? Mai. Mai. Perché in quel momento c'è un bisogno da soddisfare, principalmente. Ecco perché noi iniziamo una relazione di quelle proprio dove... ci vado coi piedi di piombo.
che cazzo vuol dire ci vado coi piedi di piombo? Ma vi rendete conto come linguisticamente ci parliamo? Cioè una relazione, l'amore, una cosa bella, ci vado coi piedi di piombo. Non c'è da ridere. Sono cose gravissime che diciamo a noi stessi. E pensiamo di essere super intelligenti, che facciamo il passo, sai, dosato, di su e di giù. E la fiducia dove la mettiamo? Quindi, quella famosa ombra di cui si sente parlare, che all'inizio è piccolina così, ma con tutti questi meccanismi diventa ciò che diventa, e poi la coroniamo con una cosa importantissima. Poi lì proprio gli diamo quella forma bella scura, la mettiamo lì, con le nostre credenze limitanti. Sapete che cosa sono le credenze? Le credenze sono tutte quelle formule comunicative che le religioni, i governi ci hanno messo in testa, che vengono dalle nostre famiglie, famiglie di origine o famiglie di appartenenza, arrivano dalla società. Fate pure domande, perché dovete venire fuori con le domande, con la condivisione, perché come vedete io mi metto qua, non mi metto sul palco. Non fatevi fregare da queste cose qua, mai, da nessuno. Quando andate alle conferenze e c'è il tipo sul palco che vi fa ridere, fa, quello è uno show, non imparate niente, non andate, non sprecate tempo con quella gente là. State lì con voi, dove siete, dove ci sono persone che condividono ciò che è la loro esperienza, la condividono con la vostra, la confrontiamo insieme. È un qualcosa che imparo io da te, è un qualcosa che tu impari da me. Questa lezione qua l'ho imparata negli Stati Uniti dal dottor, è uno dei passaggi che ho fatto con, feci col dottor Dyer prima che mancava. L'ultimo giorno di studio in mezzo all'acqua, perché sono andato su un'isola a trovarlo, perché questo era, cioè viveva da solo su un'isola, mi disse, caro Antonio, tu hai la strada segnata. All'epoca io manco ci pensavo a sta roba qua, non ci pensavo minimamente, perché stavo facendo quel percorso per me, per star bene io. E mi mise una mano sulla spalla e mi dice, ricordati una cosa molto importante, sii sempre come il mare se vuoi che tutti i fiumi vengano a te. E vi assicuro che questa roba qua non l'ho capita subito, l'ho capita poi nel tempo. Stare in basso come gli altri, né più né meno. Adesso sono in piedi perché si fa così, va bene, devo tenere un seminario, ma sono ben contento di quando voi mi interagite e mi fate le domande, o succederà che ve ne faccio io a voi, perché tutto deve essere in perfetto equilibrio. Da qui in poi tutto deve essere in perfetto equilibrio. E vi dirò di più, che stiamo arrivando al punto dove le parole non servono. E non avete bisogno di fare la terapia di 3 anni dal terapista, dallo psicologo, non vi serve. Stasera abbiamo la musica che guarisce qualsiasi forma e lo vedrete concretamente, lo vivete sulla vostra pelle. Quindi, caro Matteo, adesso tocca di nuovo a te.
Come state? Piangiamo, piangiamo tutti. Ma questo è lo scopo, è liberarsi. Ci è stato insegnato fin da bambini che non bisogna farsi vedere piangere. È vero o no che sta cosa qua, se ti fai vedere piangere, ma che cosa fai? Guarda che se piangi la mamma non ti vuole più bene. Dire una frase del genere a un bambino vuol dire ucciderlo. Lo prendete e lo spezzate in due. Se sentite qualcuno che dice una frase del genere a un bambino, dategli una bastonata sui denti, qua, così, sul muso. Il bambino, senza l'amore della mamma, cioè cosa fa il bambino quando vede la mamma? Si apre. Vedete l'amore, la fiducia? Mi apro completamente. Cioè, non va così, si apre. E quella gli dice, no, ma se non fai così, io non ti voglio bene. E il corpo del bambino da così come fa? Inizia. E poi da grandi abbiamo le tensioni, la sciatica, male alla spalla, siamo in tensione. C'è un passaggio nel mio libro che scrivo che il bambino nasce, l'uomo nasce morbido e flessibile, e muore duro e rigido. Ma vi sembra una roba normale questa? Sembra una roba che sta in piedi? E voi dite, vabbè, certo, è morto, non ha più niente. No, perché ci sono anche morti che muoiono morbidi e flessibili. Adesso, individualmente, ognuno di voi, prendete quell'esperienza di quando eravate bambini, quindi andate con la memoria indietro. Matteo con qualche nota ci aiuterà in questo, vedete come ci riporterà e ci catapulterà indietro nel tempo. Sapete che si può andare indietro nel tempo, lo sapete, siete coscienti, sì? Sapete che si può andare anche avanti. Lei mi guarda male perché si può fare, e per inciso anche semplice, ma adesso andiamo indietro nel tempo. Perché andiamo a prendere quell'ombra e la spezziamo, perché non ci serve più. Perché ne abbiamo molte altre, perché le abbiamo e dobbiamo tenercele, tutto deve essere complementare. Scrivete l'esperienza che vi ricordate più pesante della vostra infanzia, quella che proprio vi ha fatto più male. La grande fortuna, vi ringrazio e vi faccio un inchino. Perché mi avete regalato, come sempre succede, un sogno meraviglioso, perché sentire tutto ciò che arrivava nella prima parte è un'energia di un certo tipo, e man mano vederla fiorire, vederla andar via, piano piano, dissolversi e lentamente dar spazio a fiorire di nuovo a qualcosa che di bello c'è dentro ognuno di voi. Questo è il passaggio dall'ombra alla luce. Dobbiamo conoscere quell'esperienza, perché c'è un passaggio della vita che dico sempre, che gli errori che noi commettiamo lungo il percorso della nostra vita, che siano nostri o che siano stati indotti, sono semplicemente la culla della nostra sapienza di oggi. Perché grazie a quell'errore che una domenica pomeriggio delle persone scelgono di essere qua per comprendere cosa succede all'interno di se stessi. La gente cosa vuole? No, voglio andare alla spa perché mi devo rilassare, mi devo rigenerare. Sì, va bene andarci, ma nella vita ci sono delle cose più importanti. Perché è intelligente farlo, perché vuol dire veramente volersi bene. Perché diamo molto più spazio a sistemare la parte esterna di noi. Che è importante, sono il primo a farlo, non mi nascondo. Ma quando vado a sistemarmi lo faccio perché voglio gratificare ciò che sono. Se scelgo di entrare in un negozio a comprarmi una giacca, lo faccio perché voglio gratificarmi della persona che sono, perché mi amo, contrariamente a quello che comunemente le persone fanno, che non solo non vengono qua a studiare e vanno a perdere tempo, ma oltretutto fanno un'altra roba. Mi compro la giacca figa perché faccio colpo sulla donna di turno, o gli amici vedono che sono figo, sono uno che ho disponibilità. Disponibilità di cosa? Di cosa?
Il valore è nudo, non è vestito, è nudo. Altra caratteristica del mare. Puoi avere il costume più firmato che vuoi, ma sei sempre nudo ed esposto. Qual è il valore? Rifatevi un applauso anche per questo, eh? Rifatevelo bello forte. Oh, che meraviglia. Adesso, se qualcuno avrebbe piacere di condividere l'esperienza, sarebbe veramente un arricchimento totale per ognuno di noi. Perché altro passaggio fondamentale di questo pomeriggio è che tutti noi che siamo qua, chiusi qua dentro, in questo auditorio bellissimo, abbiamo tutti in comune le stesse dinamiche. Indistintamente. Tutti. Non c'è uno che ha una dinamica diversa. Lui ha quella uguale a me, io ne ho uno uguale alla sua. Perché se no non c'è risonanza, non c'è frequenza e non ci sarebbe stato nessun motivo che voi eravate qua oggi. Tutti. Di là, quelle persone che sono di là hanno le vostre stesse frequenze e viceversa. Chi ha piacere di condividere qualcosa? Com'è andata? Come vi siete sentiti? Cosa avete vissuto? Sì. Ah, ecco, abbiamo il microfono. Grazie, Matteo. Ecco. Tocca a te, sì. Allora, a me personalmente... Vieni. Si presenta sempre la stessa scena. Oh. Io che cammino sul lato destro della strada, avevo 6 anni, in fondo vedo mio papà che arriva in bicicletta e dentro di me dico, il mio papà, sta arrivando il mio papà. E cammino e lui mi vedo che mi guarda perché mi vede. E dentro il mio cuore dicevo adesso sarà il momento che mi dice ciao, io siamo pari, gli dico ciao papà, ha girato la testa dall'altra parte per non salutarmi. Capito? Poi, diciamo, questa cosa, cosa ti devo dire, Antonio? Io spero abbiamo proprio compreso, che... Avete compreso cosa è successo nella sua scena, l'esperienza, l'emozione, che il non essere riconosciuti da chi ti ha generato. Genitore vuol dire generare. Aspetta, andiamo via. Adesso come stai? Bene, perché l'ho amato. Vedete? Le persone possono dare solo ciò che hanno. Anzi, lo ringrazio perché perché grazie a questa esperienza. A questa esperienza ti hai avuto il coraggio di condividerla. Perché quel papà che si è girato dall'altra parte poteva fare solo quello. Perché una persona che non ha amore non può fare altro. Io sono molto chiaro su queste cose, perché l'amore ha un significato importantissimo nella vita di ognuno di noi e viene costantemente stracciato, questo termine, usurpato per altri scopi. Grazie per questa condivisione. Prego. Qualcun altro? Oh, il tuo nome? Narda. Narda, wow, Narda, cosa è successo? Avevo 9 anni, 10 anni e i miei genitori decidono di mandarmi in collegio e io vivo questa cosa come una festa perché insieme a me vengono altre 5 bambine del mio paese, quindi
ho pensato che bello, è un'avventura, e così. Arriva il momento di partire. Mi ricordo che con mia madre e forse le mie sorelle partiamo a piedi per andare alla stazione con la valigia in mano, e per strada mia mamma mi dice una cosa che non aveva mai avuto il coraggio di dirmi. Mi ha detto: guarda che in quel collegio le ragazze vanno suore. E io ho detto: ma io non tu non devi andare sola, ci sono anche bambine che non vanno, sei iscritta come fuori da questo giro. Ma per me questa cosa è stata una violenza così grande che io, mentre ho fatto l'esercizio, ho sentito un colpo grandissimo qui, poi il cuore fino alla gola, fin qui. Come va adesso? Mi sento, sì, sono commossa. Quanti anni avevi quando è successo questo? Sui 10 anni. 10 anni. Posso chiederti quanti anni hai adesso? 76. 66 76. Anni. 66 anni si è portato dentro questa roba qua. A 10 anni gli è successo, ne ha 76, per 66 anni ha conservato questa roba all'interno di se stesso, di se stessa, scusate. Non è tanto il fatto che ha conservato questa emozione per così tanto tempo. Voi non avete neanche idea dei danni che quell'emozione fa. Di cosa ti sei occupata nella tua vita? Io ho fatto la maestra, io sono stata come studente un fallimento totale sempre. Sentite come linguisticamente si parla. Io sono stata un fallimento totale. Avete idea della bruttura di questa roba qua? Sono stata un fallimento totale. Però ha fatto la maestra. Questa è una cosa. E gli alunni cosa ti dicevano? Sono stata una maestra molto amata dai bambini e dai genitori. Avete idea, fermati un attimo, di come ci sabotiamo? Grazie a quell'esperienza vissuta, cosa succede all'interno di noi? È chiaro? I riferimenti di una mamma, perché la mamma ha quell'etichetta, noi sappiamo che è autoritaria la mamma più che autorevole, perché i genitori non fanno i genitori, magari facessero i genitori, sono pochi quelli che lo fanno. Spezza letteralmente il bambino, in questo caso la bambina, gli spiega questa cosa, la ferisce, perde. Cioè, sua mamma cosa ha fatto? È una scena che in questi giorni la sto raccontando. Ha preso una bomba, gliel'ha piazzata sotto i piedi e l'ha fatta esplodere. Perché secondo voi cos'è che ha minato? L'abbiamo detto prima, l'amore oppure la fiducia sul quale si regge l'amore. Queste sono delle attività criminali emotive che sarebbero da punire con la legge, in galera subito. No, per paura. Sì. No, ok? Perché voi non avete idea dei danni che si fanno. Ovviamente la mia era una metafora, pensavo fosse ben compresa. È chiaro? 66 anni. Perché è venuta fuori adesso? Perché il suo corpo non ne poteva più. Perché arriva un certo punto dove il corpo ci dice: adesso o lo sputi fuori sta roba, o se no la biologia scrive esattamente. Le patologie che noi abbiamo non è che arrivano così, perché arrivano. Arrivano perché c'è uno stato emotivo, un conflitto emotivo non risolto. Ed è la causa numero uno delle patologie. I conflitti non risolti. Come va? Come stai adesso? Bene, grazie. A te. Va meglio? Bene. Fategli un applauso. Dopo 66 anni. Dopo 66 anni se lo merita tutto.
C'è qualcun altro che ha piacere di condividere? Antonella. Ecco, io pensavo che avrei lavorato su una determinata cosa, credevo. Poi però ne è esplosa un'altra e quindi mi sono ascoltata e... Però non posso raccontare il fatto perché vabbè, è troppo nessun personale. Problema, è una cosa tua. Non, però, non devo siamo dire... qua per rendere pubbliche le cose. Okay. Insomma, se hai piacere di condividere, bene, se no spiegare l'esperienza dal tuo punto di vista è comunque importante per noi. Sì, e diciamo che sono entrata in questa situazione e il punto del corpo era la gola, che proprio era, stava esplodendo. Le cose non dette. Giusto? Però bene, perché alla fine la musica di Matteo ha guarito. Devo dire che sono proprio stata attenta che a un certo punto la gola era libera. Quindi grazie. Grazie a te. C'è qualcun altro che vuole condividere? Sì, arrivo lì. Il tuo nome? Maria. Maria. Oh. Non so se riesco a raccontare senza pianto. Non importa, lo racconterai come è giusto che esca. Allora, primi anni 50, ero bambina, sono nata nel dopoguerra e ho assistito nel paese dove abitavo al funerale di un mio zio morto in guerra, la cui salma non era ancora tornata, è tornata solo qualche anno dopo. La mia zia, vedova a 17 anni, di questo suo marito morto in guerra in Grecia durante la Seconda Guerra Mondiale. E, ho perso la proposizione principale. E, niente, non so perché, ma io ho assistito a questo funerale del ritorno della salma e la mia zia piangeva, si disperava, come se fosse successo in quel momento. È una cosa che mi è rimasta dentro. E nel tempo mi sono resa conto che probabilmente la mia tendenza alla depressione, con cui faccio i conti con molto coraggio comunque, viene probabilmente da lì. Il rapporto con la morte, su cui sto facendo molta chiarezza ora. Io so che sono spirito, non sono solo corpo, ma non è semplice togliersi quelle grida e quel pianto che ho sentito. È chiaro che il dolore degli altri mi coinvolge molto, ma evidentemente il mio dolore non è solo quello degli altri. Io credo comunque che non ci sia né corso né nulla che possa togliermi questa sensazione. Il mio zio, che non ho mai conosciuto, l'ho incontrato una notte come spirito e ho avuto molta paura, però nel tempo ho anche capito che è stato tutto un'esperienza che mi ha portato a crescere comunque. Ma come fare oggi a togliersi un trauma di quel genere, dove da una parte ti fanno assistere a un funerale di quel genere da bambina e dall'altra ti colpevolizzano perché piangi, piangi e piangi. Perché piangi? Ma perché piangi? Basta. Grazie. Da come ha descritto, sia linguisticamente, dall'atteggiamento, dall'emozione che viveva, lei non era qua, era lì. Perché il nostro cervello, soprattutto nei bambini, quello attivo è l'emisfero destro. Il nostro cervello non ragiona per parole, ragiona per immagini principalmente. Traduce le immagini in parole. Lei è tornata là nel tempo perché quel trauma è ancora attivo dentro di lei ed è stato talmente profondo perché
Noi abbiamo dei canali comunicativi all'interno di noi. Sono il visivo, l'auditivo e il cinestesico. In una roba del genere ci sono tutti e tre radicati, dove si impossessano totalmente di ciò che sei. La morte non è una cosa brutta, è naturale. In alcuni paesi festeggiano quando muore qualcuno perché va in una dimensione, fa il passaggio più importante. Addirittura i funerali vengono utilizzati per scopi turistici. Vedete come le credenze lavorano all'interno di noi, e quella credenza da chi viene? Dalle autorità, da qualcuno che per noi è autoritario. L'etichetta addosso, se lo dice quello perché è uno che conta. Chi? Chi? Chi ha potere più di te? Cosa conta quello? Quello non conta niente. Nessuno ti può dire cosa sia giusto e buono per te. Solo tu. Sono d'accordo che non ci sono dei corsi specifici che tirano fuori quella roba lì, ma sono sicuro che ci sono delle tecniche che quella roba in 10 minuti te la toglie e non ci pensi più. E dopo la facciamo. Perché non voglio che vai a casa con questa roba qua. E per inciso vi faccio vedere com'è semplice. Dopo spegniamo tutto, ovviamente. Non so se si può spegnere adesso, lo facciamo subito. Perché è un passaggio fondamentale di grande crescita per noi. Vuoi tornare a casa senza sta roba? Sarebbe bello. Vieni, vieni con me. Scusami un secondo, c'è una cosa importantissima che dico sempre. Qualsiasi emozione che noi abbiamo dentro, la musica la trova. E ce la trova nel momento in cui dobbiamo viverla per due ragioni. O perché quell'emozione la agganciamo ed è un'emozione bella, da lì in poi la cavalchiamo, oppure perché è arrivato alla fine totale di quell'emozione, dobbiamo proprio liberarcene completamente. Vai tu, Matteo, quello che preferisci. Allora, Maria, chiudi gli occhi e ti devi fidare ciecamente, ti devi fidare ciecamente.
dargli un applauso. Bella. Grazie. Grazie Matteo. Oggi non c'è niente che non si possa fare. Nulla. Nulla. Dobbiamo solo comprendere bene se quelle emozioni vogliamo tenercele oppure è arrivato il momento in cui dire basta, non mi servono più, non ne ho più bisogno. Mi sono state utili, sì, perché mi hanno portato fino qua, ma da qui in poi non mi servono più. Maria, come ti senti? Meglio, leggera. Mi ha detto, ho visto il colore blu a un certo punto, giusto perché noi lo sappiamo tutti, il colore blu è il colore dell'amore universale, dell'amore cosmico, che arriva dentro di noi, nel momento in cui scegliamo di liberarci di quell'emozione. Tradotto, faccio quel passo, la vita, l'universo, chiamatelo come preferite, mi dice, ok, adesso mi occupo io di te. E ci dà la mano e ci manda un segnale chiaro e inequivocabile. È chiaro che abbiamo instaurato una connessione da anima con Maria, da cuore a cuore. Mi ha lavorato insieme, mi ha fatto entrare nella sua vita, ha messo la sua vita nelle mie mani, si è fidata. Ma il fenomeno non sono io e lei, ricordatevelo. Perché io sono solo uno strumento che passa una tecnica attraverso la quale ci si può liberare definitivamente, non ci si pensa più. Ma questa roba qua nasce da dentro di voi. E bisogna avere il coraggio di fare quel passo. Quanto ci abbiamo messo? 10 minuti. E all'inizio si fa fatica a lasciare andare queste cose. Infatti lei faceva molta fatica a lasciare andare. Perché? Perché quelle emozioni negative ci servono. Vogliamo tenercele. Perché c'è una cosa che dico sempre. Che il successo nella vita fa più paura dell'insuccesso. Perché quando non raggiungiamo i risultati della vita che vogliamo, va bene, siamo nella media, non corriamo nessun rischio. Quando diventiamo persone di valore, valore intendo come valore umano, sia ben chiaro, allora la vita ci manda ci manda dei compiti ben più complessi da poter gestire, perché possiamo gestirli. E allora lì viene il sabotaggio, quella roba lì me la tengo, perché mi serve a farmi essere una persona normale, a farmi essere una persona di un valore normale, una persona comune. Ma noi non siamo persone comuni, nessuno di noi è una persona comune. Ognuno di noi ha i propri talenti unici e irripetibili. E dobbiamo custodirli e dobbiamo soprattutto viverli, perché come dice il mio caro amico Alessandro Sieni, che voi conoscete bene, a un certo punto della vita arriva l'anziana signora, la vecchietta, quella con la falce, e ci dice ma io ho ancora quell'emozione, quella roba, la devo risolvere, adesso andiamo. Ricordatevi una cosa, la ripeto all'infinito, che la vita è uno schiocco di dita, ti giri ed è finita. Ricordatevelo questo e ricordiamocelo, perché lo dico a voi ma lo dico anche a me stesso, anzi soprattutto a me stesso. Matteo e Elisa, adesso abbiamo assolutamente bisogno di voi, perché abbiamo bisogno di una bella carica. Thank you.
When was the last time that you found the time to breathe? When was the last chance that you tried for real to be yourself? When was the last time that you found the time to breathe? When was the last chance that you tried for real to be adesso iniziamo l'ascesa, abbandoniamo la nostra ombra, andiamo verso la parte più importante, quella che proprio ci piace di più, quella che ci dà la pienezza, ci dà la gioia. Adesso iniziamo. Adesso mi piacerebbe che con la musica di Matteo che ci accompagna vi prendete 2 minuti per voi e fate una lista delle vostre priorità e io mi taccio.
dico solo questo, vediamo cosa viene fuori. Chi non ha da scrivere se lo fa in testa. La lista delle cose che per voi in questo momento sono le più importanti. Non qualcosa che è veramente prioritario per me in questa fase della mia vita. Matteo vi accompagna con la musica e vi scrivete ciò che per voi è veramente importante in questo momento. Quindi è molto aperto. Prendetevi il tempo che volete, sentite dentro di voi ciò che è veramente importante in questa fase della vita, in questo momento, quello che è importante è questo, questo, questo. Scrivete almeno tre cose che sono le priorità assolute della vostra vita in questo momento. Via. Com'è andata con questa lista? Avete fatto? Siete riusciti a trovare tre priorità almeno? Sì. Chi ha piacere di condividere? Questo è un passo importantissimo, eh? Molto importante. Marco, ecco qua, a te. Vieni, vieni, se vuoi venire qua, sei così, ci vediamo. Mi sentite lo stesso? No, 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 dici, 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 col microfono, che sentano bene tutti, esponiti. Allora, la prima cosa sicuramente è quella di non essere più
dipendente dalle aspettative. Quindi la catena, proprio che per me è una catena, quella delle aspettative, e purtroppo lì tornerei al discorso di prima, cioè quello che era successo da bambino. Ma okay, va bene. Due, non giudicare più, perché mi rendo conto che il giudizio poi in qualche modo ci limita enormemente nella nostra crescita. E la terza cosa, che questa la chiedo da sempre, ma proprio la desidero tanto, 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 essere solo, esclusivamente amore. Non avere nel cuore altro sentimento che quello dell'amore. Questo lo chiedo proprio sempre, a me stesso e a qualcuno là sopra. Bene, grazie. Aspetta qua, non andare. C'è qualcun altro che vuole condividere? No, no, Marco, vieni, vieni. Chi altro ha piacere di condividere questa cosa? Una cosa bella. Vieni, vieni, Armita, vieni. Come può? No, no, vieni, vieni. È importante che ti veda. Non importa. Puoi leggere. L'ho fatto scrivere apposta affinché poi ci sia la possibilità di rileggere. Allora, quelle che ho sentito, sono tre, ma sono praticamente una. Ok. Nel senso che non è che sia la prima, la seconda e la terza. Cioè, è la prima volta che mi capita che una donna dice sono tre, ma poi sono una. Cioè, solitamente sono tre, ma ne ho scritte sei, sette, però va bene. No, no. Dai. Dai. Allora, l'essere, perché già mi sento, ma e continuare a stare in pace con me stessa in ogni, in ogni ambito, però in ogni cosa. Va bene. O perlomeno fare il possibile per esserlo, o per starci, ecco. Poi, conoscere più in profondità me stessa e il potere personale che ho o che abbiamo, insomma. Questo riguarda te, perché dici che abbiamo. Sì, che ho, sì, ma voglio dire, il potere personale che ognuno ha. Ecco, che tu hai. Che io in questo caso ho. Ognuno di noi lo fa per se stesso. Ecco, questo mi interessa molto. E poi fare ciò che non ho mai potuto fare finora. Va bene, tienili qua. Un altro o un'altra. Dai, su. Vieni, Luciano. Tuo nome? Luciano. È venuto di spontanea volontà, avete visto che poca che avevo. Vengo, vengo, Luciano. Spontaneissima volontà. Ah, e io vorrei una cosa che io forse vorrei. Farà strabuzzare tutti quanti. Vediamo. Vorrei che quando io me ne vado da questa terra, sì, e vado in un mondo affascinante, va bene, ignoto, in base alle teorie che io conosco, vorrei non ritornare più in questa terra. Nel modo più totale possibile. Perché in questa terra mi sono veramente rotto io. Va bene. Fermo qua, stai qua. Grazie, perché ci voleva un momento di... perché abbiamo vissuto un momento molto tirato, molto impegnativo oggi pomeriggio. Adesso andiamo in discesa verso le cose belle e piacevoli. Sono tutte priorità belle, tutte priorità importantissime e tutte lodevoli. Una priorità, vivere ciò che sono, me stesso, qualcuno di voi l'ha scritto? Io. Bravi. Ho scritto solo questo, libertà di essere. Io sono la mia priorità, io, egoisticamente lo dico, perché è il momento di essere egoisti. Attenzione. Devo fare una modifica, perché sennò la gente poi mi dice, scusa Antonio, egoista, poi succedono degli scatafasci. Egoisti, ma se ci sono delle persone coinvolte intorno a noi che vogliamo bene o nella nostra vita, non è che dobbiamo fargli dei torti. Mai ledere le persone che abbiamo vicino. Non è che do uno schiaffo a lei perché io sono egoista, voglio di scaricare la tensione. Schiaffo simbolico, fisico oppure morale, attraverso un'azione, attraverso un comportamento dispregevole nei confronti di una persona che mi vuole bene. Egoista vuol dire diventare padrona di se stesso.
Inizio da Luciano perché è quello che ha detto più cose, ha una scala molto lunga delle sue priorità. C'è una cosa che ha detto però, che è quello che lo saboterà e tornerà di nuovo qua. Il vorrei. Voglio. Eh no, ma l'erba voglio cresce nel giardino. No, lo voglio, è una cosa mia. Cioè, sono qua per questo. Mi dispiace, quel pezzo di torto lo voglio io, sono goloso. Non lo vorrei. Iniziamo a usare i termini giusti, perché il vorrei, qualcuno che è dall'esterno, se tu mi dici guarda io vorrei sta roba, ti dico Luciano no. Se tu vieni da me e dici guarda, sta cosa qua la voglio, ecco, stai marcando un territorio ben chiaro, ben definito. E oltretutto fai valere il tuo potere e le persone ti apprezzano e ti stimano per questa cosa qua. Ma un maleducato? No, ha solo rispettato ciò che è, non è un maleducato, è un suo diritto affermare ciò che è. Quindi cosa dice adesso? Aspetta che riaccendiamo il microfono così sentiamo bene e vediamo se è cambiato qualcosa. Allora noi siamo qua sì. Perché stiamo parlando di amore. Certo. Lo stiamo dicendo in tutte le salse. Tutte le salse. Tutti siamo qua, credo, per questi motivi. Purtroppo siamo comandati in questo mondo da una moltitudine di gente sì. Che usa il contrario dell'amore. Sì. Usa il male, vogliono il male. Sì, ma tu, di noi tutti. Ma io non ti ho chiesto questo, io voglio sapere se è cambiato qualcosa dentro di te, cioè vuoi di nuovo andare via oppure vuoi stare qua? Cos'è che vuoi fare? Per il momento sì, vorrei andare via. Sì. Ah, di nuovo vorrei stare qua. Sì. Cosa vuoi fare? Vuoi andare o non vuoi andare? Ragazzi, vedete che quello che sta avvenendo dentro di lui è un insegnamento per tutti noi molto importante. Perché fa fatica a dire voglio. Perché l'istruzione che ha ricevuto da quando era bambino, che non è l'educazione, l'istruzione, sono due cose diverse. L'istruzione dentro, qua dentro, lavora e dice no Luciana, questa cosa tu non la puoi dire, quindi vorrei, e continua a dire vorrei, ha deviato totalmente la mia domanda su altre cose pur di non prendere possesso della sua vita. Grazie, perché è una cosa importantissima, certo, cioè, certo. Anzi, certo. Ce ne fossero persone che vengono e si mettono in gioco su queste cose, perché più delle volte la gente non lo fa neanche, quindi è veramente lodevole. Dobbiamo cambiare il linguaggio che utilizziamo verso di noi, perché quel linguaggio che usiamo, quella parola, genera una frequenza all'interno di noi e quella frequenza è quella che mettiamo nel mondo. Che se vuoi ottenere qualcosa non è che sei brutto e cattivo. Ricordiamoci un'altra roba, che lui ha chiesto una cosa specifica. Non è che ha chiesto che voi non dovete più venire, ha chiesto per sé, quindi è stato molto chiaro. Grazie, puoi tornare a posto. Grazie Marco. Anche Marco, ecco, mi soffermo su quello che ha detto Marco prima, le aspettative. Voglio vivere senza aspettativa. Non fatevi fregare da questa cosa qua, le aspettative è giusto che ci siano. Ci devono essere. Faccio sempre l'esempio di una relazione di coppia. Se io chiedo di uscire con una donna e inizio una relazione senza aspettativa, sono un pirla. Sì, è così. Sono un pirla. Perché immetto una frequenza in quella persona di non aspettativa. E dici, ma scusa. E non mi aspetto niente. E non è che allo stesso tempo mi aspetto che lei mi pigli a calci nel culo, detta volgarmente. Certo che ci deve essere l'aspettativa, ci mancherebbe. Cosa siete venuti a fare qua oggi? Perché dentro di voi c'era un'aspettativa. Ed è inutile che razionalmente ci diciamo no, non devo aspettarmi nulla. Poi è chiaro che tutto deve essere in una formula equilibrata, in un modo, ripeto, siamo qua, dobbiamo fare l'esperienza qua. Quando poi saremo, come diceva Lucio prima, di là aspettative non ce n'è, quindi vivremo tutti una dimensione diversa. Perché se no, quando andremo di là, poi ci dici, ma scusa, cosa sei andato a fare lì? A far che?
Ma stavo là, però pensavo di essere qua, quindi ragionavo di qua. No, sei là, ragiona di là. Quando siete con la vostra fidanzata, il vostro fidanzato, il compagno, l'amica, con l'amica, siete con quello e state cenando, non state facendo altro. È la stessa cosa. Vivere il momento presente, sempre. Questo sì, è una cosa saggia, perché la vita avviene momento per momento, minuto per minuto. La persona che io ero questa mattina non lo sono più adesso. Le persone che siete qua oggi, in questo momento, non siete le stesse di stamattina e non sarete neanche domani mattina così. Sapete questo, sì? Perché? Perché siamo in cammino tutti. Immaginate la cordata su per la montagna, c'è qualcuno che è partito prima, quindi è più avanti, qualcuno è partito dopo, ma la corda quella è. E siamo tutti in perfetta cooperazione per aiutarci. C'è un momento che io tiro di più, c'è un momento che tirerà, mi ricordo il tuo nome? Manlio. Ci sarà il momento che Manlio tira di più e magari mi arriva, mi supera. E succede questa cosa qua, Ed è una cosa bella, perché gli lascio strada, perché in quel momento io sono in difficoltà e quell'esempio che lui mi passa mi aiuta e mi tira. È chiaro? Questa è la cooperazione, la condivisione che sta avvenendo. Ma devo avere l'aspettativa di essere aggrappato a quella corda, perché se non ho quell'aspettativa il mio corpo dice, vabbè, ce l'hai o non ce l'hai, cosa vuoi fare? Siamo al discorso di prima, cadi giù. Quindi avere un minimo di aspettativa, stai sereno che non hai fatto nessun errore fino adesso e che vai esattamente bene così come sei, come ognuno di noi. Grazie. Grazie Armino. Vai. Bene. Mi sa che abbiamo... Vado a spiare cosa c'è dopo, perché mi sono preparato le slide ma le ho messe di nascosto, così faccio bella figura, no? Così vedete che non seguo. No, devo seguire un po' perché l'ho preparato stamattina il seminario e mi fa piacere condividere gli esercizi con voi. Oh, Matteo, sentirsi dentro il proprio sé. Se volete farlo insieme, per me va bene. Una musica, una canzone che ci fa sentire proprio che siamo dentro il nostro sé. Chiudete gli occhi e ascoltate ciò che Matteo e Elisa genereranno da questi input che gli è stato dato, così come gli viene. Thank you.
Come state? Troppo silenzio. State bene? Siete vivi? Tutto a posto? Il corpo si muove? Bene, bene, bene. Matteo, che dirvi? Lisa, meravigliosi, straordinari. Vedete come il corpo si muove, si libera, attraverso la musica, attraverso quelle onde sonore che arrivano. Maria, come stai? È stata dura, eh? Sì. Però stai bene, sei qua. Meglio. Meglio, meglio. Grazie. Bene. Allora, cosa molto importante, in questa fase della nostra vita, della vostra vita, state realmente vivendo, o meglio, usiamo il titolo che abbiamo dato a questo pomeriggio, a questa serata, stiamo vivendo sulle note del nostro essere infinito? No. Abbastanza? No. C'è un po' di silenzio che mi preoccupa sempre. Dobbiamo iniziare. Cosa? Si fa del nostro meglio. Facciamo il meglio che possiamo con gli strumenti che abbiamo. Ognuno per sé. Vorremmo fare, ma non sappiamo. Ancora questo vorremmo. Voglio. Voglio fare, ma non so. Con calma. Piano piano, lentamente e un po' alla volta. Seguendo i ritmi della natura, in questo caso, di cui si sta parlando. La natura è quella che detta ogni singolo movimento che succede qua giù. Prevalentemente il sole, l'ho detta, la luce, che è quello dove stiamo andando. Però se non viviamo il nostro essere infinito, qua st'ombra è sempre più permanente. Dobbiamo iniziare. È vero che ho detto prima che non dobbiamo essere di là, ma la luce dobbiamo averla. Non possiamo sprecare questa occasione unica e irripetibile che abbiamo. Dobbiamo viverla. Dobbiamo viverla. Qual è quel sogno che ognuno di voi vuole vivere e che ancora non ha avuto il coraggio di viverlo? Scrivetelo, perché dopo lo vivete quel sogno, sapete che lo vivete. Come dico sempre, quando si fanno queste formazioni, soprattutto questi seminari dove, come oggi siamo veramente, abbiamo la musica di Matteo, la voce di Lisa, Rosanna che ha messo tanto amore per generare questo evento, Marco che ha presentato e che sta condividendo con noi, sono momenti importanti perché ognuno di noi e ognuno di voi ha portato una botta energetica che stiamo condividendo e quindi quel sogno, a maggior ragione, oggi con tutta l'energia del teatro si può vivere. E quindi scrivetelo quel sogno che volete. Matteo vi aiuterà attraverso qualche nota, in maniera che avete questo minuto, minuto e mezzo per poter scrivere il vostro sogno. Dopodiché spegniamo tutto in totale silenzio e solo e esclusivamente con la voce di con la musica di Matteo, a occhi completamente chiusi, voi vivrete quel sogno. Ma lo vivete sul serio, ma non che è una cosa allucinogena, lo fate davvero. E lo porterete poi domani nella vostra realtà là fuori. Magari non lo vivete domani, ma avete già tutto il piano ben chiaro in testa della via e della strada da percorrere per arrivare a esso. Vi piace come idea? Bene, facciamo. Perché faccio fare questo esercizio? Perché oggi, ripeto, siamo molto fortunati, perché di solito non so neanche come definirlo Matteo, io musicista non mi piace perché è riduttivo, cioè lui è una cosa a parte attraverso ciò che è genera e non è che improvvisa, genera in quel momento ciò che serve a noi, così come gli arriva da dentro di sé, il suo intuito si manifesta attraverso i pulsanti che tocca e dentro di noi genera delle frequenze personalizzate, pensate un po', le personalizza per ognuno di noi. Fategli un applauso ancora che sono.
Quindi lui sa e vi darà tutto il suo aiuto, il suo supporto, affinché quei sogni iniziano a essere vivi dentro di noi. L'abbiamo visto prima, il nostro cervello, con Maria che ha visto quella scena, abbiamo detto che ragiona prettamente per immagini e quelle immagini le traduce poi in parole, cioè le parole le traduce poi in immagini. Ma c'è un'altra componente importante, che un'esperienza vividamente immaginata corrisponde a un'esperienza realmente vissuta. Per il nostro cervello non c'è differenza. Quando faccio questo esempio, chiamo sempre in causa mia mamma. Mia mamma, lei ha una paura spropositata dei serpenti. Che lo vede a 500 metri, che lo vede vicino, la sua reazione è sempre la stessa. Ma la sua reazione è anche la stessa se lo vede in televisione. Che il più delle volte quell'immagine non c'è neanche. A quello stimolo il corpo genera quella risposta. Se è valido per quello, questo meccanismo qua, è valido anche per il resto. Vedete come la vita è semplice? Dobbiamo applicarla e provare. Dobbiamo fare l'azione di fare quel passo e di provare concretamente attraverso il nostro corpo, il movimento, l'azione concreta di un qualcosa. E vi do ancora un altro input. Io posso sapere perfettamente, a regola d'arte, come si fanno gli addominali per far palestra, per robustire i muscoli, la muscolatura. Lo posso sapere perfettamente. Ma se lo so e con il corpo non applico l'azione di generare quei movimenti, i miei addominali saranno sempre lì fermi a dire vabbè, abbiamo capito che lo sai, però l'azione è fondamentale ed è quella che facciamo più fatica a movimentare. Quindi scrivete il vostro sogno, vi do un minuto, ma Matteo vi accompagnerà con qualche nota, dopodiché lo sentite, vi guiderò attraverso delle parole e vivremo questa esperienza tutti insieme. Siamo? Avete scritto, avete più o meno visto, avete... Com'è andata questa prima parte dell'esercizio? Manlio, com'è andata? Non ho la minima idea. Non hai la minima idea? Oh! Sì, perché è così che deve essere. Non avere la minima idea, perché vuol dire che hai fatto un gran lavoro. Bravo. Sapete perché non abbiamo l'idea di questo?
perché si è azionato l'emisfero destro. Ha detto al sinistro, adesso ti metti da parte, non ragioni più. Adesso mi occupo io del sogno. È tornato bambino. Perché dobbiamo tornare, come ha fatto Mario, a essere tutti bambini, se vogliamo realmente vivere i nostri sogni. Vi ricordate da bambino che ci parlavano sempre dei sogni, il sogno da grande, il sogno di una vita? E quei sogni sono sempre rimasti lì e non li abbiamo mai realizzati. Bravo, perché è così che si fa. Scomporre ogni tanto, letteralmente, quella parte di noi che ragiona costantemente e dare spazio alla parte più intuitiva, quella che realmente ci rende la pienezza della vita, fa vivere la parte più importante di noi, perché dà via libera al nostro intuito, alla parte creativa, e può creare delle cose inimmaginabili, inimmaginabili. Adesso ritorniamo in quello stato. Come va? Come state? Io ho una domanda che la faccio sempre, contrariamente a quello che è un rischio chiedere come stai alle persone, ma ho piacere di sapere come state. Sinceramente, ho piacere di sapere come state vivendo questa esperienza, come vi sentite. C'è una cosa che dico sempre, la ripeto da quando ho iniziato questo percorso, che le persone, l'essere umano, chiunque esso sia, per me è sacro. E come tale ho piacere di sapere come si percepisce in questo momento. Perché quello che abbiamo vissuto, per quanto possa, è un viaggio molto importante, è un approccio molto forte, è un incontro con noi stessi, con il nostro vero sé, con il nostro cuore. Quello che avete vissuto è stato vissuto realmente, non così. Lo avete vissuto davvero, avete visto i vostri sogni, avete visto ciò che avete dentro, avete visto l'anima del vostro cuore, non solo il cuore, ma bensì la sua anima, che non chiede niente. Ma lui c'è costantemente. E noi non pensiamo a questa cosa qua, ad esempio del cuore che c'è, tanto diamo per scontato che ci sia, ma quel cuore a sua volta, oltre a essere una componente materiale, ha anche un suo spirito. Il cuore ha una sua personale intelligenza ed è un'intelligenza che non prende ordini da nessuno, solo che noi ogni tanto, attraverso una rigidità di un pensiero molto forte, andiamo a sopprimerlo, gli diciamo stai zitto, non posso dare amore a quella persona perché mi ha trattato male, io non posso più dare amore, rinnego l'amore che ho dentro, non posso darlo perché quella o quello mi ha trattato male. L'abbiamo detto una volta già all'inizio di questo pomeriggio, noi possiamo dare, dobbiamo dare ciò che siamo, perché se non neghiamo noi stessi, i nostri sogni, la nostra identità, neghiamo ciò che siamo e ci prendiamo a schiaffi da soli. E il cuore ne patisce, l'anima ne patiscono, i polmoni ne patiscono di questa cosa qua. Dobbiamo stabilire un contatto come se fossero i nostri migliori amici. Dobbiamo prenderci cura di loro, perché sono loro che poi ci fanno vivere quei sogni che sono soppiti da tempo. Quindi, come state? Lo so, e sono contento che non avete risposto tutti e a voce alta. Sapete perché? La miglior risposta che mi potete dare, sapete qual è? Il silenzio e il sorriso. Perché la vita avviene nel silenzio, non nelle parole. La vita vera, le vere relazioni, arrivano in silenzio. Non c'è bisogno di dire niente. Niente, non c'è bisogno di dire niente. Tutto questo parlare, questo ciaciarare, non c'è bisogno di dire niente. Io da quando ho iniziato le mie conferenze mi porto un aiutante dietro, che è quello che mi ispira,
e ce l'ho sempre dietro, oggi l'ho messo nascosto, ma adesso ve lo faccio vedere. Qualcuno lo sa bene, chi mi segue sa bene che ho la persona che mi passa i compiti da dire a voi, perché non è che ve le dico io, cioè lungi da me, io sono solo uno strumento, che quella persona che là dietro, attraverso quel simbolo, mi manda ciò che c'è da dire. L'avete sentito che mi suggeriva? No, non ha detto niente, io adesso vado a prenderlo perché ve lo... Anzi, Matteo, posso poggiarlo sul tuo... Lo metto qua, a distanza, perché lui è un personaggio che è molto tranquillo. Lui piace stare qua, eccolo qua. Vedete? Perché è sempre con me? Perché sta in silenzio. Lui non dice niente, ma non dicendo niente mi dice tutto. Su quel popolo è stato detto di tutto e di più. E ne viene raccontato di tutto e di più, soprattutto negli ultimi tempi. Ma non dicono mai l'unica cosa che veramente conta, è che era un popolo che stava in silenzio. In totale silenzio, non parlavano con nessuno. Se non parlavano con nessuno, tu come fai a sapere che hanno tutta questa grande storia? Chi? Ma io ho fatto le ricerche. Quale ricerche? Quelli sono stati gli uomini che hanno ribaltato sotto sopra la storia dell'umanità e sono tornati. Sono tornati più che mai in quest'epoca per farci comprendere che la vita avviene nel silenzio. E ve lo dimostro subito, perché sarà capitato a tutti almeno una volta nella vita che uscite con quell'amico, con quell'amica, con quell'uomo, con quella donna, dove dici, cacchio, solo stare in silenzio, la sua vicinanza mi fa star bene. Vi è capitato o no questa esperienza? Ecco, a me è capitato e sono molto fiero che mi sia capitato. E mi sembrava di sapere tutto, di conoscere tutto, un dialogo talmente bello, talmente potente, che è avvenuto nel silenzio. E nel silenzio ci sono, come dice un vecchio proverbio zen, tutte le risposte che cerchiamo. Perché non provengono da una parola studiata, ragionata, che non sto dicendo che il ragionamento non serve. Ci serve per alcune attività, ma non per l'essenza della vita. L'essenza della vita avviene attraverso i nostri talenti, la manifestazione di ciò che siamo. Questo è il passaggio che deve avvenire e che sta avvenendo. Il problema è che non ne siamo consapevoli, ma sta avvenendo, perché le cose le sappiamo. Vi faccio un altro esempio che sarà capitato a tutti. Quante volte vi è capitato di uscire con un amico, con un'amica, con una possibile fidanzata, un possibile... e a pelle avete sentito che la prima cosa non vi ha dato quello stimolo. In alcuni casi mi dice, a me stava pure antipatico all'inizio, però poi, sai, parlandoci. Il tuo corpo ti ha detto, possibile pericolo. No, possibile pericolo. E noi cosa facciamo? Ci mettiamo il piede, poi il secondo, e poi ci andiamo giù dritti con tutto. Perché? Perché non vogliamo ascoltare il corpo. Perché il bisogno che dobbiamo soddisfare in quel momento è talmente elevato che quel piacere a breve periodo ci basta per vivere. Cioè ci accontentiamo proprio delle briciole quando potremmo vivere costantemente in quella dimensione di gioia, di amore, di benessere. Non dobbiamo accontentarci delle briciole. Dobbiamo accontentarci di avere quanto più possibile, perché se siamo un essere infinito, viviamo in una dimensione infinita, che problema c'è? Perché mi devo accontentare di, sai, dammi quello spicchio di torta che mi basta. No, mi prendo tutta la torta. Diamine, sono egoista, sì, sono ingordo, sì, mi piace. È così per tutto, per tutto. E invece no, dobbiamo sempre... Sai, meglio contenere perché non si sa mai. Cosa non si sa mai? Però poi facciamo i grandi discorsi che noi abbiamo un potere assoluto, possiamo...
potere umano può spostare le montagne, la volontà sposta, però poi quella montagna non la spostiamo. Perché? Perché ci manca quell'azione. Avete visto oggi quanto è bello poter essere da soli con se stessi e attraverso le vibrazioni del corpo poter vivere ciò che siamo, in totale silenzio. E non c'è bisogno neanche di dare un commento indietro, perché è sufficiente quello che si sta vivendo. Basta noi stessi. Quello che però mi piacerebbe adesso è perché io ho iniziato alle 3, sono 3 ore e non mi sono fermato. Quindi avrei piacere di sentire qualche vostra voce, qualche domanda. Potete farle anche a Matteo, perché lui... Anzi, Matteo, vieni qua, perché... Sì, va bene. Ho piacere che condividi anche tu, visto che è fondamentale ed è importante la tua presenza, perché attraverso la tua musica si sono generati dei sogni molto importanti all'interno delle persone. E quindi, Matteo, dici qualcosa anche tu, perché... Ci sono delle domande, va bene, non vuole parlare, perché ha detto la vita avviene nel silenzio, lui dice io ho parlato attraverso la mia musica. Abbiamo delle domande? Chi? Oh, ecco qua, guarda, grazie, il tuo nome? Giorgio. Allora, io ringrazio Rosanna per essere qui, vengo dal lago di Como. Ah, bene. E ti ho ascoltato molto bene. Oh, grazie. Allora, tornando bambino, mi hai fatto tornare bambino e le mie credenze limitanti erano sui soldi, perché avevo sempre la mamma e il papà che quando io chiedevo una cosa non ce lo possiamo permettere. E quindi io... È una cosa che ho sentito, sai. E quando ero adolescente e durante la scuola organizzava i viaggi e io non potevo partire con i miei compagni di classe. Benvenuto, sai che non eri solo. E quando io volevo un jeans di marca e io non me lo potevo permettere, oppure il motorino nuovo, il vecchio ciao. Ad esempio, il vecchio ciao, chi se lo ricorda il vecchio ciao? Io l'avevo barattato con una BMX che poi è diventata una Graziella. Però io avevo una vecchia Innocenti lui di mio padre, e quindi mentre i miei amici avevano il ciao e io andavo in giro con questa, mi sentivo diverso dagli altri, anzi mi facevano sentire diverso, certo, dagli altri. E credo che questa cosa me la sono portata nel tempo e ho avuto sempre un problema con i soldi, perché probabilmente credenze, certo, limitanti derivanti dai genitori. E qui voglio arrivare a questa domanda. Quanto un evento drammatico ti può cambiare il paradigma? Perché io oggi lavoro per una... Regione Lombardia, sì. Ho gestito la pandemia e ho vissuto un periodo drammatico, nel senso che sono stato lì per non farcela, e io lì come ho visto la mia vita passare, no? Per fortuna sono qui a raccontarlo e ho notato come il dopo, ho incominciato a frequentare ambienti olistici, quindi, e non ho più, diciamo, quel problema dei soldi, cioè vivo la vita giorno per giorno. Ecco perché la mia domanda arriva a questo punto: quanto una persona da sola può riuscire a seguito di un evento drammatico? Perché oggi io, mentre da piccolo o comunque da ragazzo cercavo l'affermazione nei confronti degli altri, quindi cercavo di essere accettato anche se ero diverso dagli altri, io oggi mi succede l'effetto contrario, cioè ho una consapevolezza di più di me stesso, del mio essere, della mia vita, perché comunque sono stato lì per perderla, e
in un certo senso le persone adesso mi vedono in un'altra maniera, perché forse ho acquisito più autostima nei miei confronti. Ti faccio una domanda, Giorgia. Questa cosa meravigliosa che hai vissuto, l'hai festeggiata? Ti sei fatto un brindisi? L'ho festeggiata con mia questa moglie, cosa beh, certo, che è di fianco. Sì, va bene, però fallo anche da solo. Avete compreso ciò che Giorgia ha voluto condividere, grazie, perché non è semplice condividere queste cose intime, soprattutto quando tocchiamo la parte economica. La parte economica è una delle componenti su cui è stato preso il valore dell'essere umano e messo sui soldi. Giusto perché voi lo sappiate, i soldi non esistono, sapete? I soldi sono energia, non hanno nulla a che vedere con la materia. Se io ho paura di non avere soldi, non ne avrò. E vi dirò di più, che qua devo dare atto che un passaggio del Vangelo ce l'ha detto molto chiaramente. A chi ha sarà dato, a chi non ha sarà tolto anche ciò che ha. È chiaro? Sono stati molto chiari in questo, in questa parte qua. Loro l'hanno lasciata apposta perché quel passaggio lì genera una frequenza nelle persone e quella frequenza che genera una frequenza di scarsità. Vedete che c'è proprio una cultura sulla scarsità. Quello che tu hai vissuto, io l'ho vissuto anche. I miei erano contadini in Calabria, puoi capire se... La Calabria è un posto molto particolare, dove c'è un popolo molto particolare. Ah, benvenuti, siamo là. Lasciare andare queste credenze, voi non avete idea per me quanto è stato complicato e difficile, soprattutto quello sui soldi. Quando ho capito il meccanismo, ho detto, non mi fregate più. Non mi fregate più. Perché dentro di noi... L'avere i soldi, avere una posizione sociale, avere la macchina di un certo tipo. Cioè, una volta, io non so qua in Veneto com'era, ma in Calabria c'erano tre cose fondamentali. Tre. Comprarti la casa. Aspetta, c'era... Ah no, il posto fisso. Posto di lavoro fisso. Comprarti la casa e sposarti. Tre cose c'erano importanti. Vi faccio una domanda. Oggi avere una casa è così veramente una cosa importante? Chi ha una casa sa bene i costi che ci sono per mantenerla. Punto primo. Punto due. Siamo proprio sicuri che il posto fisso sia la cosa più importante di questo mondo? Nella maniera più assoluta. Terza cosa non la voglio neanche dire. Lasciamo perdere, perché riuscivano a far matrimoni da 50 anni, da 60 anni, non so come hanno fatto, però ci riuscivano. Caro Giorgio, benvenuto. Fatti un brindisi da solo, vai al bar, ti fai un bel calice di vino rosso con te stesso, perché te lo meriti. Perché fare questi passaggi, cosa succede? Che quella frequenza che si è attivata, di dire ce la faccio o non ce la faccio o non ce la faccio, ti ha risolto tutto il resto. Perché la nostra vita è composta da molte aree. Molte aree vuol dire che noi nella nostra vita svolgiamo diversi ruoli. Giorgio è un marito, ad esempio, hai figli? No, bene. So, è un marito, può essere un amante e può essere l'amico. Tre cose in uno, mi fermo qua. Però, ad esempio, ha un'attività, quindi ha un altro ruolo. Ha un rapporto col suo corpo, cioè con la sua salute, quindi è un'altra area. Ha una gestione emotiva, ed è un'altra area. Ha la conoscenza del suo spirito, ed è un'altra area. Vedete quante aree della nostra vita, cioè da quante aree noi siamo composti e ci muoviamo tutti i giorni attraverso queste aree. E basta un'area che è sbilanciata che ti sbilancia tutte le altre.
Adesso l'epoca in cui si sta vivendo, credo che l'avete sentita tutti, se non da me, da Alessandro, la struttura della materia che sta mutando. Fino dal 2015 si sta osservando questo fenomeno, che adesso è arrivato proprio all'apice, che all'interno della struttura della materia si sta sviluppando dell'antimateria. Cioè la materia ha un senso di rotazione, cioè le particelle, so, l'orologio, il microfono, i vestiti, il nostro corpo, che per essere vivi ruotano in una certa dimensione, cioè in un senso orario. E spinge verso il basso. Secondo tutti gli studi di fisica non poteva essere possibile la formazione di antimateria nella struttura della materia, perché sarebbe avvenuto quel fenomeno che si chiama annichilimento, cioè l'autodistruzione. E invece si sta verificando dal 2015, si osserva che questa cosa arriva e come antimateria ruota in senso antiorario e spinge metaforicamente verso l'alto. Ecco quello che è successo. L'innalzamento. Perché dentro di te, attraverso quello shock emotivo, questa è un'altra cosa che dico sempre, il bambino impara scrivendo, l'adulto impara facendo pratica, cioè facendo, oppure con uno shock emotivo molto forte. Lo shock emotivo, quando vissuto, compreso, elaborato e risolto, vale tutti i corsi di formazione che voi potete fare. Tutti. Potete studiare dal mattino alla sera, andare in giro per il mondo, ma quella roba lì, quello shock emotivo su quella direzione ti risolve tantissimi problemi. Poi è chiaro che la vita è composta di 10.000 cose, ma già fare quel passaggio dentro di te avviene quel famoso click. E quel click perché è venuto? Perché la leva della pressione di Giorgio era arrivata a un punto dove non poteva più andare. Era arrivata al punto classico di dire o vivi o muori, decidi tu. O vivi o muori, succede ad esempio in molte persone questa cosa qua, perché è una legge naturale. Il sopravvivo per la natura non esiste. O. Usa un linguaggio prettamente su due canali, o in un modo o nell'altro, o è bianco o è nero, non c'è lo sfumato, non esiste. O mi ami o non mi ami, e se mi ami come mi ami? Perché qua c'è un'altra cosa che poi si attiva. Se Giorgio dovesse raggiungere, supponiamo che questo non l'hai vissuto, non hai vissuto questo click. Supponiamo che lui è arrivato a un punto della sua carriera dove deve fare un salto di qualità importante, dove guadagnerà molti soldi. Se nella sua testa, ed è bravissimo, c'è la figura di suo papà che gli dice guarda che tu lascia stare, tanto non ti potevi comprare il cielo dove pensi di voler andare. Come noi farai esattamente come tutti gli altri. Cioè, mio papà me lo diceva sempre, ricordati che un figlio di contadino resterà sempre un figlio di contadino. Questa era una tipica frase che in casa mia io me la sono sentita dire tante volte. E ricordati che un figlio di contadini non potrà mai uscire con una donna che è di un ceto sociale diverso. Questa cosa, sottoscritto, queste due robe, viaggiavo come sui binari. E nonostante avessi fatto degli studi molto forti, ancora oggi, quando mi capita di poter uscire con una ragazza, questa roba la sento. E credetemi che ci ho lavorato. Perché succede questo? Perché la parte più profonda di noi, che è 500.000 volte più potente, cioè il nostro subconscio, inconscio, è 500.000 volte più potente della mente conscia, lavora in questo modo e ti dice, caro Antonio, capite che 500.000 a uno non c'è partita, cioè proprio non c'è partita, potete fare cosa volete, possiamo vestirci come vogliamo, non c'è partita, perché nel momento in cui devi dare il meglio di te, inizia a dire, sì, vabbè, ma sta ragazza qua è troppo bella per stare con me. Boom, autosabotaggio.
inneschi un'energia di rifiuto verso te stesso, l'altra persona lo percepisce e salta tutto. Eh? Come fa l'altro a non percepire? Non lo sa. È un fattore energetico. Perché è importante, come dico sempre, il dialogo, soprattutto in questa cosa qua? Perché? Se io informo l'altro o l'altra che ho questa dinamica, oggigiorno si possono risolvere. Ad esempio, questa io la vivo molto nei corsi, eh? Ho tante persone che durante i corsi mi chiamano e mi dicono sì, ma io in questo momento non ho i soldi per farlo. Allora, quando mi dicono così, ogni tanto, conoscendo il meccanismo, dico io questo lo piglierei solo a schiaffi. Ma non sto scherzando, lo dico sul serio. Perché la gente, se deve spendere dei soldi per il parrucchiere, spende miliardi. Deve comprarsi la macchina figa, deve mettere a posto tutta la parte esterna senza prendersi cura di sé. Io queste robe non le accetto. Perché, guarda, non è il momento per te. Oppure fammi uno sconto. La cosa peggiore che potete fare con i soldi è chiedere lo sconto. Perché quando voi chiedete lo sconto, state dicendo alla parte più profonda di voi, non hai il potere di poter, non sei capace. Non ce la puoi fare, non vali niente. Mai chiedere uno sconto, mai. È lecito invece guardare dove quel prodotto c'è la migliore offerta, questo sì. Quella più utile per me, ma non chiedete sconti. Perché lo sconto è una frequenza che io immetto là fuori di scarsità. Sui soldi c'è tutta una procedura da fare, che si fa, quei signori laggiù la conoscono molto bene, che a volte fa schifo, lo so, perché fa schifo fare degli esercizi di un certo tipo. Ma se io continuo a dire che mia mamma, però è classico, Antonio non toccare i soldi, mi raccomando, perché se li tocchi, devi sapere che quei soldi arrivano dagli ospedali, li hanno toccati i malati, e... cioè dico, ma ci sarà un soldo che è stato in ospedale che l'ha toccato un medico, ad esempio? No, i malati. Noi non possiamo avere soldi, perché veniamo dalla terra. E io dicevo, ma cacchio, in Piemonte ci sono le industrie nella terra. E questi dicono, voi ridete? Questo qua è diventato un mantra. Che dentro i bambini che sono puri e che i genitori sono delle... hanno un'etichetta molto importante, perché sono dei punti di riferimento importanti, ecco qua che viene fatto il danno, perché prendiamo per vero. Vi faccio una domanda, guarda, lo vediamo subito questa cosa qua, perché il lavoro sulle credenze è una cosa molto bella, è un po' la mia specialità, io adoro quando parlo con le credenze, perché le smontiamo pezzo per pezzo, una per una. Ad esempio, vi faccio una domanda, secondo voi, le persone, soprattutto in questo momento, sono tutte brave persone? O sono tutte persone che sono dei furfanti? Ditemi. Cioè, scusa, ma qui, no, in questa sala qua, no, cacchio, se siamo qua in questo livello, cioè chi è qua è persona di un certo tipo. Non è che, però in generale, cosa diciamo delle persone? Che sono brave persone oppure che sono quelle stronze? Stronze. Ci sono degli imbecilli, dice. Mi ricorda il tuo nome che... Maglio. Vedete? Lui ti ha sentito da Luciano. Da Luciano. Ah, ok, grazie. Ma... poi ci sono quelli che... dici, ma sai, le persone sono... sì, ci sono le stronze, ma ci sono anche quelle buone. Ecco, queste sono le persone razionali. Non è vero, questo è quello che vi dite qua dentro. Ma dentro di voi avete la tendenza più da una parte o più da un'altra. È fuori discussione. Cosa succede però nella nostra vita? Se io incontro e penso che le persone siano stronze, ok? Vado da Maglio che è una brava persona, vado da Matteo che è una brava persona, tuo nome? Lara. Vado da Lara che è una brava persona, Alessio. Vado da Alessio che è una brava persona, Stefania è una brava persona, ne vedo se 5, Morena è una brava persona, Daniele è una brava persona, Maria è una brava persona, poi trovo Lucio... che me la fa, Luciano che me la fa sporca. E cosa dirò? Giorgio, lo vedi? Fidarsi delle persone, prima o poi, tatang. Tendo a cancellare ciò che io non credo e a prendere per buono solo ciò che credo.
Ho cancellato 9 persone che con me si sono comportate benissimo ed egregiamente, non le ho prese in considerazione e ho preso l'unico riferimento per ciò che io credo. Questa è la funzione delle credenze. Tendiamo a cancellare completamente, offuschiamo. E questa cosa qua, quando succede nella relazione di coppia, cosa succede nella relazione di coppia? Ma lui fa questo, lui fa quello, e non mi ha visto, e ho fatto i capelli e non se ne è accorto, e ha fatto questo e non se ne è accorto. L'anniversario del matrimonio si è dimenticato. Questa è una roba che l'ho vissuta in una sessione di coppia. Si è dimenticato, ed è stato un farabutto, e non è possibile, io non glielo posso perdonare, stiamo facendo terapia, doveva saperlo. Dico, a parte che non state facendo terapia, perché qua nessuno è malato, ci tengo a precisare sto termine, perché terapia non vuol dire fare terapia, cioè, la terapia è una cosa che io posso fare con lei posso farla con Giorgio, potete farla tra moglie e marito, perché terapia vuol dire, ha un significato ben chiaro, ben specifico, che vuol dire ci mettiamo insieme sullo stesso livello per compiacere noi e la vita. Questo è il significato di terapia. Durante una sessione, questa qua, arriva il marito il giorno dopo, dico, come stai? Antonio, è un momento difficilissimo per me, perché devo fare le sessioni. Ho mio fratello in fin di vita in ospedale, gli hanno dato 10 giorni di vita, e mi dice, guarda che per me faccio veramente fatica in questo momento. La moglie il giorno prima non me l'aveva mica detto che il fratello stava morendo in ospedale. Vedete come agisce la parte egoica di noi di soddisfare quel bisogno da parte di lui? Ovviamente non gli ho detto niente. Abbiamo fatto la sessione, sono preso nota. La volta successiva, quando è venuta la moglie, ovviamente, non è che sono stato zitto, non scherzo su ste robe qua, no. Perché, cara signora, tu hai tutte le ragioni di questo mondo ed è giusto che ti aspetti che il tuo marito faccia questo gesto, ma devi tener conto che quella persona, in questo momento circoscritto, sta vivendo questa emozione qua. Dico, gli altri anniversari, no, dice Antonio, gli altri anniversari, la vacanza, i 3 o 4 giorni, è il gioiello, è questo, è quell'altro, altra credenza. Non ha tenuto minimamente conto dei 20 anni che quest'uomo è stato presente a se stesso, a quello. È bastato quell'unica volta che non è stato presente perché c'era una componente emotiva molto violenta, sta morendo suo fratello, con cui era molto legato, e tu non ne tieni conto. Dico, chi ha smesso di attraversare il ponte comunicativo tra voi due? Quando l'ha capita è scoppiata a piangere, si è sentita una merda. Gli ho detto, va bene, adesso vorrà dire che quando questa cosa sarà giunta a termine in un senso o nell'altro, auguriamoci che vada tutto bene, infatti il fratello clamorosamente guarito, stava bene, lei ha preso suo marito, è andata a prenderla al lavoro con la sua macchina, ti porta fuori a cena. Dico, ecco cosa va fatto. Questo è un gesto sano che va fatto. Vedete come si ribaltano sotto sopra le situazioni, come le nostre credenze che abbiamo su noi stessi ci focalizzano su ciò che per noi è importante e non teniamo minimamente conto di ciò che l'altro sta vivendo. Poi c'è chi lo fa per abitudine, perché insomma, ma non c'è, in quelle coppie non c'è un amore costruito sulla fiducia, c'è un amore costruito su un'infatuazione. Tante donne si sono, e tanti uomini si sono sposati perché ci si deve sposare. Se voi parlate con mia mamma, vi dirà, Antonio è un perfetto fallito. Ma glielo dico, voi ridete? Io sta roba qua l'ho vissuta sulla mia pelle fino a 42 anni. E mi sentivo tale perché non mi ero sposato. Fin quando lo ricordo perfettamente, era il giorno di Natale, ci siamo trovati al ristorante con i nostri parenti, che anche lì, Natale, vuoi non passarlo qui, poi durante l'anno non ti vedi mai, non ti senti neanche, però quella roba lì va fatta, perché sennò sai, la gente cosa pensa? Dico, va bene, andiamo. Arriviamo lì, c'erano i miei cugini con tutta, insomma, e con tutte le famiglie,
E mia mamma, che ha un linguaggio molto amorevole verso suo figlio, dice: solo il mio cretino non si è sposato. Allora io ovviamente con molta altra dico: oggi sta cosa la devo risolvere, perché sennò qua non la risolvo più. Ho detto: cara mamma, quel cretino di tuo figlio, voglio ricordarti che l'hai fatto tu, non si è fatto da solo. Quindi se l'hai fatto cretino, puoi aspettarti che sia un ragazzo intelligente? Cioè, tu l'hai fatto, mica lo faccio. Cioè, e oltretutto non mi sono neanche mai lamentato di come tu mi hai fatto, quindi fai tu. Voi ridete, è scoppiata come... Come dico sempre, è saltato il tappo della bottiglia, ma è diventata gialla. Proprio. Non mi ha parlato per 15 giorni. Da lì in poi ho tagliato definitivamente, quella roba non ha più rotto le palle. Ma io ho 42 anni, quella roba l'ho subita, soprattutto gli ultimi anni. Poi il momento in cui avevo una fidanzata, combinazione, non le piaceva. Gli ho detto: ma scusami, ma perché deve piacere a te? Eh no, perché sai, deve avere le nostre abitudini. E beh, certo, dico, vuoi non avere... Ma dico: mamma, ma io sono via dalla Calabria che avevo 14 anni. Oltretutto, non avevo finito la terza media che sono uscito di casa. Che oggi ti arrestano. Maglio, perdonami. Mi seguite, a 13 anni, finiti i 13 anni, ho preso il treno, sono andato alla Varie Pentole, i piatti in Valle d'Aosta, a fare la mia prima stagione. A 13 anni. Mi ricordo che avevo una foto che mi ha fatto sparire, oltretutto, che c'erano le marmitte, quelle di una volta, perché c'erano le brigate di cucina, dove io la mettevano per terra per lavare, ci entravo dritto dentro, tutto ci stavo. Però tutto quello mi è servito. Mi è servito. Mi è servito totalmente. Come state? Bene, io direi che a questo punto, se siete d'accordo, farei lavorare quei due signori laggiù. Cosa ne dite? Perché così ci godiamo un po' di spettacolo. Ma vedi, si stanno corteggiando adesso. Adesso Matteo gli sta chiedendo, guarda che stasera abbiamo finito. Insomma, Matteo, tocca a voi adesso.
adesso faremo ancora un esercizio. E Matteo ci guiderà ancora una volta nel dialogo interno con noi stessi. Perché dal dialogo interno con noi stessi parte proprio il vivere, il proprio essere infinito. Perché nel momento in cui noi parliamo a noi stessi e con noi stessi, soprattutto se viviamo delle esperienze forti, delle esperienze sfidanti, non sempre usiamo dei vocaboli molto gentili nei nostri confronti. Ma non solo, perché fosse quello, potrebbe anche passare. La forza d'urto e di rimprovero che mettiamo verso noi stessi è talmente violenta che ci apre in due. Vedo che qualcuno ride. Scommetto che chi ride ha un'amica o un'amica che fa questo, è vero? Dobbiamo iniziare a usare delle parole molto, molto, molto morbide verso noi stessi. E non dobbiamo pronunciarle. Le dobbiamo creare qua dentro. Creiamo tutto ciò che è morbido, tutto ciò che ha una forma di una sinusoide. Tutto ciò che è flessibile, come il movimento dell'acqua, che va e che viene. Cioè l'acqua si incontra con la terra e si lascia. Si incontra e si lascia. Non si possiedono. Questo è il rapporto umano nelle relazioni. Arrivo, ti accarezzo e vado. Ti rendo libera e mi rendi libero. Anzi, se puoi, mi aiuti. Ma dobbiamo fare il passaggio introspettivo con noi stessi per poter vivere appieno il dialogo interiore che abbiamo con noi stessi, usando delle parole calibrate, delle parole che non dobbiamo fare delle grandi cose, cose molto semplici, eh? Non bisogna essere psicologi o mental coach, no, cose molto semplici. Va bene, Antonio, hai fatto questo errore. Cosa hai imparato da questo errore? Come puoi migliorare il tuo dialogo, le tue parole la prossima volta? Ricordati che sei un essere di luce, sei un essere divino. Vero che siamo qua, però viviamo a livello qualitativo, emotivo, delle emozioni molto importanti che ci fanno stare veramente bene, ci danno la pienezza di quell'essenza che meritiamo e che vogliamo vivere. Doniamo a noi stessi quell'amore che vogliamo ricevere, iniziamo a darlo noi. Iniziamo ogni tanto a guardarci dritto negli occhi e a dire vai bene così come sei, ad esempio, una cosa proprio pulita pulita, semplice, vai bene così come sei. Perché nel momento in cui noi accettiamo quella parte nostra di andar bene così come siamo, in automatico, quando la sentiamo dentro, succede una cosa, che le persone che abbiamo vicino ci dicono, scusa Antonio, cos'è che hai fatto? Ti vedo diverso, hai una luce negli occhi diverso, ti sei innamorato? No, almeno, al momento no. Questo, se notate, ci è capitato a tutti almeno una volta nella vita, che a un certo punto le persone ci hanno visto diverse. Nel momento in cui facciamo un piccolissimo cambiamento, cioè basta proprio un niente, cambia tutto. Cioè basta proprio un grado di incidenza per cambiare tutto. Io ho operato per moltissimi anni in Formula 1. Mi occupavo di fotografia, ma seguivo i meccanici, soprattutto quelli dell'aerodinamica. Mi piaceva questo mondo, capire come l'incidenza dell'alettone dava più spinta alla macchina, dava più carico, la faceva andare più veloce. Ma facevano delle micro regolazioni per avere poi un'incidenza grande in pista. E questo l'ho rapportato nella mia vita. Non dobbiamo fare dei passi enormi che ci dobbiamo strappare tutto. Delle piccole cose. Sono qua, mi sposto qua. Ho una visione diversa? Sì. Piace? Sì. Piccole azioni quotidiane attraverso le parole nel nostro dialogo interno. L'esercizio che adesso faremo come sarà? Attraverso
la musica che Matteo genererà, creerà per noi, mentalmente ci colleghiamo alla nostra anima adesso, saliamo di livello, abbiamo fatto col cuore, adesso saliamo con la nostra anima e andiamo a dirgli ciò che veramente merita e che da molti anni si aspetta, perché l'anima sta aspettando, è lì che aspetti, prima o poi arriverà, vediamo un po' cosa mi dirà. È arrivato il momento e oggi lo facciamo, perché la nostra parte, il nostro spirito, quell'anima, sta reclamando a gran voce di voler essere liberata e di voler vivere. E oltretutto, questo è anche l'esercizio che conclude la nostra giornata, dopodiché ci sarà ancora un'attività molto interessante, molto bella, ma che si occuperà solo Matteo e Elisa per voi. Quindi io adesso vi guiderò attraverso la musica di Matteo in questo dialogo interno da ristabilire per poter vivere la vostra vera essenza. E siate fedeli a queste promesse che avete fatto, che state facendo voi stessi. Mettetele in pratica domani. Non è che dovete mettere in pratica tutte le ore che abbiamo fatto qua, ma bastano due cose, due. Quelle che sentite più vostra in questo momento, magari in tutto quello che è stato detto, è stato vissuto, tutto quello che le emozioni che si sono viste oggi, una cosa, una, ve la portate e la mettete in pratica domani un po' alla volta. Bisogna creare una nuova abitudine, il cervello è come il muscolo, bisogna allenarlo, perché il nostro cervello, ad esempio, è molto sfaticato. È un acceleratore straordinario, ma è anche un freno pessimo. Perché? Perché è sfaticato e poi impara sulla ripetitività delle cose. Cioè le cose ha bisogno che lui gliele ripeti molte volte, le deve vivere più di una volta. Infatti la parte di fare l'azione dello scritto a cosa serve? Serve proprio a tracciare un solco all'interno del cervello, di dire questa cosa la voglio vivere, perché non solo lui la legge, ma c'è un'azione concreta che si fa attraverso il corpo. E allora la prende per buona. Perché ci sono le generalizzazioni? La generalizzazione, ad esempio, fai sempre così, fai sempre lo stesso errore. E qua la posso anche passare. Ma quando lo diciamo a noi, faccio sempre lo stesso errore. È sempre la stessa storia per me. Ecco, qui cosa succede? Questa è una generalizzazione. Non è vero che facciamo lo stesso errore. Non è vero che tutte le volte è la stessa storia. È vero che in quel momento, in quel preciso istante ho commesso l'errore ed in quel preciso istante mi sono comportato in quel modo. E allora ci dobbiamo fermare, no? Caro cervello, io capisco che tu, per ovvie ragioni, vuoi generalizzare, anche perché se agirebbe per troppi dettagli impazzirebbe. Quindi però questo meccanismo lo dobbiamo conoscere, lo dobbiamo sapere. Lui tende a generalizzare perché è vero che è uno sfaticato, ma è anche vero che non può essere molto selettivo da dire sì, guarda, stai facendo l'errore, però sappi che lo stai facendo a quest'ora, a questo giorno, sappi che però due minuti prima hai vissuto questo. Dobbiamo conoscere questo meccanismo, ma non è che lui ce lo può dire. A quello stimolo lui genera quella risposta sempre, perché sennò impazzirebbe. Conoscendo questo meccanismo è di aiuto a noi stessi, ma è di aiuto anche agli altri. Perché nel momento in cui, ripeto, l'amica, l'amico, il fidanzato, la fidanzata, moglie, marito, il collaboratore, il collega, viviamo che è in quella percezione che dice guarda, fai sempre la stessa cosa, io faccio. Sappiamo che sta vivendo un momento di generalizzazione. Se conosciamo che esiste questo linguaggio che le persone hanno con se stessi e che poi lo rivoltano verso gli altri, perché poi la gente mica lo accetta che sta generalizzando, poi dice, anziché riportarlo su sé, lo dice poi anche sugli altri, perché giustamente quel peso va condiviso. E quindi questi aspetti qua, conoscerli è importante. Poi, metterli in pratica un pezzettino alla volta, ci crea una sana e buona abitudine. Facciamo un pezzo in più. Ad esempio, questa è una cosa che l'avete vista tutti sui social, perché c'è stata per tanto tempo, è stata martellante, la vita è fuori dalla zona di comfort. L'avete letta tutti, no? Il vostro cervello, sapete cosa faceva? E aveva ragione, perché quella è una stupidaggine. Io non devo uscire dalla mia zona di comfort, perché lì ci sto bene, ho la garanzia, mi dà sicurezza. E la sicurezza è uno dei
primi bisogni primari che l'essere umano deve soddisfare, perché se no muore. Il sentirmi al sicuro, sentirmi protetto. Ad esempio, che cos'è la sicurezza per voi? Questa è una domanda banale, ma vi assicuro che non è così banale rispondere. Ditemi, che cos'è la sicurezza? Vai. Aver da mangiare ogni giorno. Aver da mangiare ogni giorno per lui è sicurezza. Prendiamone tre almeno, ancora qualcos'altro. Sentirsi amato. Sentirsi amato. Stare bene con me stesso. Poi? Maglio, vai. Riuscire ad alzarmi a fare le cose che sono necessarie mi dà sicurezza. Tutte queste sono tutte cose che non hanno nulla a che vedere con la sicurezza. Ah, questi sono tutti dei veicoli che io uso per andare a soddisfare il mio bisogno di sicurezza. Ma la sicurezza non ha nulla a che vedere con, come diceva Maglio, alzarmi la mattina e riuscire a fare tutto. Oppure la certezza di essere amato, la certezza di avere da mangiare tutti i giorni, c'entrano niente. La sicurezza è un'emozione ed è quella sensazione che provo nel momento in cui so certo che nel breve e medio periodo non proverò dolore. Ricordatevela questa cosa qua. Questa è la sicurezza. Che nel breve e medio periodo non proverò dolore. Perché tutto il nostro sistema, il software, ha una prerogativa importante. Evitare che noi proviamo dolore, come prima cosa. Come seconda cosa è quello di farci provare il piacere. Ma prima deve evitare il dolore. E come dolore, non è solo dolore fisico, dolore emotivo, perché a livello fisico ci possono pigliare pure a schiaffi, una volta che è finito quella tortura è finita, ma il dolore emotivo basta un niente così che scattiamo sul chi va là, sentiamo proprio tutto il corpo che si irrigidisce. E una delle frasi che sentiamo sempre è quella di avrei preferito che mi prendesse a schiaffi piuttosto che sentirmi dire ciò che mi ha detto. Quella è la sicurezza, stiamo provando dolore. Poi sono diversi veicoli attraverso i quali le persone vanno a soddisfare il loro bisogno di sicurezza, ma sono due cose diverse. Ad esempio, molte persone vivono, la stragrande maggioranza, attraverso il controllo, soddisfano il bisogno di sicurezza. Il termine controllo vi suona qualcosa? Fermi. Fermi. Perché io devo controllare? Perché vuol dire che non mi sento sicuro. Quindi, detta, di cosa vi preoccupate? È chiaro? Quel bisogno di sicurezza, ve la metto in un altro modo, così la comprendiamo meglio. Se io sono una donna e voglio uscire con Giorgio, però Giorgio lo controllo costantemente, guardo su WhatsApp durante il giorno, ah, eri online e non mi hai risposto, ti ho mandato il messaggio e non mi hai detto questo, però mi hai scritto così, scusa, cosa vuol dire? Ti ho scritto 20 righe di messaggio e tu mi rispondi ok, va bene, cosa vuol dire sta roba? È possibile secondo voi che a un certo punto Giorgio si senta un po' soffocato, ma che non lo so, si senta un po' soffocato? Secondo voi è possibile oppure no? Eh certo. Quindi il controllo non è una cosa buona. Ma come lo, cioè, non è una cosa buona. Ma siamo sempre al punto di prima. Chi è capace a fare quello, continuerà a fare quello e otterrà sempre lo stesso risultato. Punto. Quindi di cosa ci preoccupiamo? Via. Chiuso. Succedono queste cose, Giorgio, è vero? Posso sapere il tuo nome? Isabella. E cara Isabella, per tua conoscenza, noi maschietti abbiamo dei codici comunicativi diversi dai vostri. Quindi, care donne, non vi aspettate che l'uomo farà quella roba lì, perché non lo farà mai. Ma così, giusto perché lo sappiate. Poi c'è da dire un'altra cosa, e poi facciamo l'esercizio, che... Adesso mi sono perso.
Sì, ti controlla, ma lo so che ti controlla. Stasera dormi fuori, quindi... Stavo parlando del controllo, non mi ricordo, non doveva essere così importante. Stavo parlando dei codici comunicativi. Ah, ecco, un dato importante che vi voglio dare, così vi mettete l'anima in pace, sia gli uomini che le donne. Però da domani non cominciate di nuovo, sappiate. A Torino si dice che l'uomo o la donna potrebbero essere scrausi, vuol dire che non valgono niente. Quindi la donna che non vale niente, quella scrausa, di poco valore, sviluppa un quantitativo di aree del cervello che sono 8. Ed è quella proprio più basica, la più basica. La donna che è evoluta ne sviluppa ben 16. Quanti uomini ci sono? Perché ho sempre una certa paura a dare i dati del cervello dell'uomo. L'uomo, quello più evoluto, quello illuminato, che si intende con la propria compagna, che si guarda negli occhi e già capisce, ne sviluppa 8. Cioè l'uomo, quando è al massimo dell'illuminazione, è come la donna più. Quindi, detto ciò, fate pace con voi stesse, care signore, e sappiate che ci sono dei punti comunicativi che dovete, su quel ponte lì lo dovete attraversare più volte voi che l'uomo, se si vuole tenere in piedi quella relazione. E quell'uomo che vi risponde, ok, va bene così com'è. Perché sicuramente farà tante altre cose che voi in quella fase non prendete neppure in considerazione. Bene. Allora, lasciamo spazio alla voce di Matteo che ci guiderà e io attraverso una guida faremo questo esercizio dove stabiliremo un contatto con noi stessi, con la parte più profonda di noi. Io l'ho chiamata anima, chiamatela come vi risuona meglio, perché a volte quando uso questi termini potrebbe sembrare un po' tutto celestiale, però uso questi termini per avere una comprensione con una parte profonda di noi, che ognuno di voi individualmente sa qual è e sa come ci si deve rapportare. Stabiliamo un bel elenco di parole che diciamo costantemente, che voi individualmente vi dite. Io vi guiderò a stabilire solo il contatto e poi vi lascerò da soli con la vostra parte più profonda. Poi verrò a prendervi dopo, perché la parte grossa la farete con Matteo. Vi farò lo screen per entrare, una volta dentro sarete da soli, voi e la musica di Matteo. Dopodiché, quando è il momento, vi riporterò qua. Va bene? Bene, Matteo. Thank you.
Thank you.
Matteo Giorgioni, Lisa Frassi, Marco Pierin, Antonio Perrone, grazie. Grazie Rosanna. Grazie, grazie. Marco. Grazie. Grazie a tutti voi. Credo sia stato un pomeriggio molto bello, almeno per me lo è stato e mi auguro che lo sia stato anche per voi. Vi ringrazio perché mi avete donato veramente tantissimo. È stata una giornata estremamente importante per la mia crescita, per la mia evoluzione e vi ringrazio tutti uno per uno, perché ognuno di voi, che lo sappiate o meno, mi ha regalato qualcosa, mi ha donato qualcosa che mi porto a casa. E mi auguro che sia stato altrettanto da parte mia con voi. Vi ringrazio infinitamente, ringrazio con molta gioia Rosanna per ciò che ha organizzato, per come l'ho organizzato, con il suo impegno. Marco, che ha avuto un ruolo molto importante, perché aprire una conferenza, aprire un seminario, credetemi e fidatevi, è una delle cose più complicate da fare. Fidatevi, perché ne faccio tante. La partenza di un seminario è molto importante. Sì. Non ho le parole giuste per poter esprimere ciò che in questo momento sento nei confronti di questi due ragazzi, di Matteo e Lisa, perché credo che ci hanno guidato tutti noi attraverso le loro creazioni in ciò che veramente volevamo vedere da tempo e che non abbiamo avuto la forza e anche il coraggio forse di poter vivere. Come attraverso la loro musica, attraverso la loro essenza, siamo riusciti ad arrivare in quel punto magico che cercavamo da tempo. Grazie. E grazie a tutti voi per aver scelto di condividere una parte del vostro tempo, della vostra vita con noi oggi. Questo è un dono molto importante che ci portiamo a casa, la condivisione del vostro tempo che avete scelto di passare con noi oggi. Grazie. Grazie. Grazie.